Buongiorno a tutti, ringrazio di questo invito, della organizzazione di questo convegno, perché diventa un convegno. E dunque, la mia tesi è che il nucleare sia veramente morto e credo che già fosse uno zombie che camminava già prima. Già prima di Fukushima, perché come cercherò di dimostrarvi, non c'era all'orizzonte nessun rilancio vero del nucleare e credo che realisticamente Fukushima sia il colpo di grazia se la lobby nucleare non riuscirà con gli enormi la enorme potenza economica e di corruzione che ha anche a superare anche questo scoglio, ma dipende poi da tutti noi, soprattutto poi in Italia, a fermare questa cosa. Siccome è anche l'anniversario di Chernobyl, questa giornata è anche intitolata a questo, e uno dei paesi che è più impegnato sul nucleare è la Francia, vicino a noi. Inizio facendovi vedere questa immagine delle zone più contaminate ai tempi di Chernobyl, segnate in rosso. Vedete che la Francia ha un punto rosso vicino al nostro confine, ma che è molto più contaminato addirittura dei massimi in Italia e in Austria. In Francia a quei tempi non venne data nessuna informazione alla popolazione, e questo fa capire come l'industria nucleare si regga anche su questi falsi, no? Di incidenti nascosti, incidenti la cui gravità viene sminuita, non è successo nulla, non è uscito nulla, cose al più radioattività o radio nucleidi inferiore al fondo naturale. Poi Ernesto Burgio sicuramente entrerà anche su questi particolari, io ne darò alcuni. Allora, qual è la situazione? Partiamo, visto che parliamo di Fukushima, io avevo anche delle immagini sul reattore, su quello che è accaduto, ma non si può parlare di tutto, quindi vorrei un attimo ragionare su come è concepita e calcolata la sicurezza. Ci dicono reattori nucleari sono sicuri perché le probabilità di un incidente grave sono molto piccole, ne sono successi 4 in una volta, quindi credo che abbia veramente scardinato. Io sono curioso di vedere come rivedranno i criteri di sicurezza, ma i ragionamenti, i calcoli, le valutazioni, le simulazioni si basano sulla valutazione di probabilità di guasti a componenti singoli. Ora, intanto dico subito una cosa sulla probabilità: quando ci dicono la probabilità è così piccola che possiamo stare sicuri, qui ci sono dei colleghi fisici che non possono confermarmi, se si assegna una probabilità a un evento, questo vuol dire che quell'evento sicuramente accade, non sappiamo quando, può accadere subito o dopo centinaia di miliardi di anni, ma sicuramente accade, altrimenti se un evento non può accadere non gli si assegna una probabilità. E io faccio spesso l'esempio: se io ho in mano un campione di uranio che ha un tempo di dimezzamento di 4 miliardi di anni, nel campione però se metto un Geiger vicino i nuclei decadono di continuo. È vero che c'è una quantità enorme, ma quelli che decadono adesso mica aspettano 4 miliardi di anni, quindi vuol dire che un evento così con probabilità così piccola può avvenire di continuo anche immediatamente. D'altra parte credo che se gli eventi molto improbabili non avvenissero non ci sarebbe la vita sulla Terra, perché è una tale fluttuazione rispetto alla irreversibilità dei fenomeni naturali che non sarebbe avvenuto neanche questo. Quindi io credo che la probabilità come viene utilizzata per l'opinione pubblica per giustificare il fatto che i reattori nucleari sono sicuri sia un'enorme mistificazione. Tra l'altro non tiene conto, questi conteggi non tengono conto degli imprevisti, dell'intero sistema che è talmente complessa, la tecnologia nucleare è talmente complessa che è impossibile poterla tenere sotto controllo con sicurezza e poter essere sicuri che nulla scappi di mano per un qualunque evento, anche un po' come dire, anche piccolo in parte, ecco, perché nei sistemi complessi sono di per sé incontrollabili. Credo che molti di voi ricordino la metafora dell'effetto farfalla, per cui un piccolissimo evento può avere degli effetti catastrofici. D'altra parte, il rischio di un incidente nucleare
non è dato solo da queste cose qui, è dato anche dalla gravità dell'incidente. L'abbiamo visto a Cerroli, è tutt'altro che finito, ne parlerà anche Guido Cosenza, se non mi sbaglio, e anche altri, credo. Cerroli peserà per decine di anni, forse per secoli, per quello che è fuoriuscito, per le conseguenze sanitarie. Fukushima si avvia su una strada non molto diversa, anche se la natura dell'incidente è diversa. Io quello che io sostengo è che incidenti di tale gravità devono essere esclusi completamente. Non dobbiamo accontentarci che ci dicono la probabilità è molto bassa, noi vogliamo probabilità zero, perché sia zero bisogna che non esistano le centrali nucleari. In 34 dei 58 reattori francesi è stato trovato recentemente un difetto al sistema di sicurezza, e questi funzionano da 20 o 30 anni, per cui in caso di incidente il sistema di sicurezza non sarebbe in grado di coprire completamente le barre di combustibile nel nocciolo, quindi si andrebbe verso un meltdown, una fusione, qualcosa del tipo di quello che è avvenuto a Fukushima. Quindi non possono raccontarci di sicurezza se dopo 20 o 30 anni si accorgono di una cosa talmente grave. Il nucleare, tra l'altro, è stato un colossale fallimento industriale e tecnologico. Questo è l'andamento dell'energia nucleare dall'inizio degli anni 70 fino al 2009. Vedete che dopo un inizio abbastanza veloce c'è stato un rallentamento, poi una stasi, e siamo in una fase di declino. Questa è la potenza elettrica totale prodotta nel mondo dal nucleare. Questa non è una tecnologia di rilancio, questa è una tecnologia in esaurimento. Questo è un diagramma del numero di reattori in megawatt all'anno che si sono costruiti durante gli anni, e in blu quelli che sono stati chiusi. Vedete che la chiusura dei reattori prevale nettamente sulla costruzione di nuovi reattori, perché tutti i reattori sono piuttosto, la maggior parte sono piuttosto vecchi, circa un terzo di quelli esistenti nel mondo, sono circa 442, hanno più di 30 anni, e circa la metà hanno più, o forse più, hanno più di 20 anni, quindi si avviano verso la fine della vita operativa. D'altra parte, questo fallimento che dicevo è dimostrato da questo grafico, che fa vedere come le previsioni di costruzione dei reattori nucleari sono sempre state ingigantite rispetto a quello che poi è stato realmente ottenuto, che sono le due righe, le linee continue in basso. Si progettava la costruzione di migliaia di reattori nucleari, ne funzionano 442, quindi un'industria che ha un tale programma e costruisce meno di un decimo di quello che dovrebbe costruire, chiamarlo fallimento colossale mi sembra che sia l'unico termine adatto. Pensate che nel frattempo, nell'era nucleare, sono state costruite 130.000 testate nucleari. Allora, cos'è che tira il nucleare? Il nucleare civile o il nucleare militare? Per me la risposta è abbastanza ovvia, se avrò tempo farò qualche considerazione ulteriore verso la fine. Il nucleare si regge, o perlomeno sì, si giustifica e si regge, perché la maggior parte dei costi sono esternalizzati, cioè non sono a carico dell'industria nucleare ma della collettività, garanzie statali sui prestiti degli Stati Uniti, senza le quali nessuno finanzierebbe il nucleare, e a quanto pare non lo finanziano anche con queste garanzie. Incentivi statali di molti tipi, limitazione delle responsabilità e quindi delle assicurazioni insostenibili che l'industria nucleare dovrebbe sottoscrivere per degli incidenti così gravi. In Giappone il governo sta già pensando a come coprire la TEPCO per i compensi di decine o centinaia di miliardi che verranno chiesti. In Gran Bretagna nel 2008 è già stata decisa un'indennità illimitata per i futuri incidenti per l'industria nucleare. Depositi e trattamento di rifiuti radioattivi sono a carico della collettività, un problema che non è mai stato risolto, conto di riuscire a ritornarci. In Gran Bretagna la chiusura dei programmi nucleari passati, quindi gestione delle scorie, del smantellamento delle centrali, è valutato in 100 miliardi di euro. Sono costi colossali, credo che tutti sappiate che noi continuiamo a pagare
nella bolletta elettrica centinaia di milioni all'anno per le spese dei residui del poco nucleare che abbiamo avuto. Se voi, siccome continueremo per decenni, se voi moltiplicate qualche centinaio di milioni per molti decenni, vengono decine di miliardi che noi continueremo a pagare per gestire quel poco di nucleare che abbiamo avuto. Poi c'è il nucleare, il legame fra nucleare civile e militare che citavo prima. Io sono convinto che molti costi del nucleare civile sono scaricati sul militare, che è a carico dello Stato e quindi della collettività. E tutto questo che cosa ha prodotto? Pensate che i consumi, bisogna distinguere i consumi finali di energia dai consumi di energia elettrica, che è appena un quinto dei consumi totali. Siccome con l'uranio si produce solo energia elettrica, il nucleare non ha a che fare con la dipendenza dal petrolio, che ormai non si usa più per l'energia elettrica. La Francia importa tutto l'uranio e ha dei consumi petroliferi pro capite più alti dell'Italia, eppure produce l'80% dell'elettricità dal nucleare. Allora, con queste considerazioni, voi vedete che questi sono dati 2007, ma non saranno cambiati di molto. Nel mondo l'elettricità copriva il 17% dei consumi mondiali di energia. Di questo 17% il nucleare copriva il 14%. Voi moltiplicate questi due percentuali, quindi il 2% di consumi energetici finali coperti dal nucleare. Ora, che il 2% a livello mondiale non si possa sostituire senza nessun problema con altre fonti è impensabile con i costi appunto che ha il nucleare. Certamente questo 2% non è distribuito uniformemente, la Francia avrà qualche problema per dismettere le centrali nucleari, però la Germania ha deciso di chiudere 7 centrali e per motivi che non dipendono da questo, motivi elettorali, però senza preoccuparsi troppo delle conseguenze che questo può avere sui consumi italiani. D'altra parte l'efficienza termica delle centrali nucleari è molto bassa. Se vedete, la Francia è quasi all'ultimo posto, c'è solo Malta che ha un'efficienza termica del parco elettrico inferiore, perché il rendimento delle centrali nucleari, dei reattori nucleari, è fermo a poco più del 30% dagli anni 50. Il nucleare è una tecnologia vecchia che non si è rinnovata e non ha in vista nessun rinnovamento. Se vi parlano dei reattori di quarta generazione, ridetegli in faccia perché non ci sono, ditegli fatevi rivedere, non esiste un prototipo, ci lavorano da decenni, non sono ancora arrivati a un prototipo, vagheggiano di realizzarli nel 2050, il che mi sembra veramente una mistificazione. Il bilancio energetico dell'energia nucleare è disastroso. Uno studioso olandese ha tracciato questo diagramma calcolando. Vedete, in alto c'è l'energia immessa in rete dal nucleare, però in basso ci sono le energie, i debiti di energia per la costruzione, per l'esercizio dell'impianto, per lo smantellamento, per la gestione delle scorie, e quei costi in basso aumenteranno quando si dovranno utilizzare miniere, sfruttare miniere con contenuto più basso di uranio. Attualmente c'è circa il 2% di uranio nelle miniere, quando si andrà a 10 volte meno di concentrazione ci dovranno rimuovere un volume 10 volte maggiore di rocce radioattive che lasceranno dei residui radioattivi. I costi sono in aumento, quindi vedete che nell'intera vita della centrale, perché di solito parlano solo della centrale, ma è l'intero ciclo nucleare che costituisce il problema grosso, non solo le centrali, quello che viene prima, quello che viene dopo, e questi sono problemi enormi. In Italia qual è il problema, visto che noi andiamo verso questo referendum, che io credo ci sarà, sinceramente non credo che riusciranno ad eliminarlo, e se lo eliminassero sarà ancora peggio, o se non riusciremo a vincere, perché è chiaro che il governo ha tutte le intenzioni di riprendere il nucleare appena si sarà sbarazzato di questo ostacolo, si riuscirà a superarlo. In Italia nessuno sa, credo, che abbiamo una sovrapproduzione di energia elettrica che è la più alta d'Europa. Noi abbiamo una potenza installata in Italia che è doppia dei consumi elettrici. Se guardate questo grafico, questi sono dati della Terna, che è il gestore dell'energia, quindi sono dati ufficiali inoppugnabili, negli ultimi 10 anni sono stati impiantati circa 22.000 megawatt di nuova potenza elettrica, sono equivalenti a 12 centrali nucleari, e si dice che ne abbiamo ancora bisogno di 4 che costeranno molto di più.
impiantata, vedete, cioè, non solo questa sovradimensionamento, ma questa impennata proprio negli ultimi 10 anni. Costruire impianti elettrici in Italia è soltanto un business, perché noi abbiamo le tariffe più alte d'Europa, che non sono dovute, qui fra l'altro si vede come i consumi siano in diminuzione, le tariffe più alte d'Europa è la linea in alto, che non sono dovute però al fatto che non abbiamo le centrali nucleari, come ci dice l'Enel, perché appunto vi ho fatto vedere, ne abbiamo costruito l'equivalente di 12 negli ultimi 10 anni, quindi non si vede perché questo non abbia risolto il problema, e altre 4 risolverebbero il problema. Nelle linee in basso, dove ci sono gli altri paesi, c'è anche l'Austria, se vedete. L'Austria non ha centrali nucleari e ha costi dell'energia nucleare paragonabili alla Francia, quindi questo non dipende dalle centrali nucleari. Il nostro sistema elettrico è molto inefficiente come sistema complessivo, sistema di distribuzione, tariffazione, tutto il sistema degli incentivi è completamente distorto, quindi è quello che va modificato. Siccome questi referendum del 12 e 13 giugno riguardano i beni comuni, quello che io dico è che anche l'energia deve essere considerato nel futuro un bene comune, e quindi essere messo fra i beni che non possono essere demandati ai privati per le loro speculazioni. Il fatto che la Francia ci vende energia elettrica non è dovuto al fatto che noi non siamo in grado di produrla, come vi mostravo prima, ma il fatto che la Francia ha una sovrapproduzione di energia nei punti, la Francia che produce l'80% di energia elettrica dal nucleare, le centrali nucleari non possono essere regolate come un fornello, se vedete la seconda linea dall'alto in basso è la potenza del parco nucleare francese. Vedete che le centrali nucleari francesi devono essere sempre accese, ma quando ci sono dei minimi della domanda viene prodotta troppa energia, la Francia deve svenderla, ed è per quello che noi compriamo energia a basso costo, cercando di andare un po' più veloce. A parte gli incidenti nucleari, il nucleare è pericoloso di per sé, perché in tutto il ciclo nucleare ci sono dei rilasci di radioattività estremamente pericolosi. Credo che dopo Ernesto Burgio citerà anche una lettera di Sternberg molto importante, io adesso cerco di dare dei dati che quantitativamente supporteranno anche il suo ragionamento. Qui vedete l'aumento di inquinamento nell'emisfero nord, dal quinto 85, emesso dagli impianti di riprocessamento dagli anni 60 agli anni 90. Qui ci sono dei dati sulle emissioni, siccome il professor Veronesi ha affermato in un'intervista, l'ha affermato anche altre volte, che le centrali nucleari durante il loro funzionamento erano assolutamente sicure, non esce nulla, non rinascono radioisotopi e radioattività. Questi sono dati raccolti da varie istituzioni, fra i quali il CRIRAD, che è un laboratorio francese indipendente, è un esempio quasi unico al mondo, con dei tecnici molto bravi, molto validi, che hanno portato alcuni di questi dati. Questo è il trizio rilevato in funzione della distanza delle centrali nucleari canadesi. Il trizio è un isotopo radioattivo estremamente volatile, quindi impossibile da contenere, da controllare, come dimostrano questi rilevamenti, per cui si è sicuramente diffuso nel territorio. Questo è il trizio rilevato nelle ciliegie, nelle prossimità dal CRIRAD, di un reattore nucleare in Francia. Questi sono altri rilevamenti in prossimità di reattori nucleari, il trizio nella pioggia caduto vicino ad impianti nucleari. Qui anche c'è un picco del trizio in funzione della distanza dell'impianto nucleare di Marcoule, e in basso vedete che c'è un'altra centrale che dà un altro piccolo picco di emissione, quindi l'emissione è appurata al di là di qualunque dubbio. Qui ci sono delle tabelle che dovrò farvi vedere un po' velocemente, perché non soltanto il cripto gas nobili, ma anche trizio, carbonio, iodio e altri cesio rilevati in prossimità dei reattori. Questi sono i rigetti annuali di 2 reattori di 1300 MW elettrici in 25 anni negli Stati Uniti, e questi sono i rilasci liquidi in cui ancora si vede trizio, carbonio, iodio, quindi sia nell'atmosfera sia nelle acque vengono emessi nel normale funzionamento delle centrali dei radioisotopi molto pericolosi, che chiaramente entrano nelle catene alimentari.
alimentari entrano nelle parti acquifere, quindi questi dati sconfessano platealmente coloro che sostengono che invece queste cose non avvengono. Qui ci sono delle autorizzazioni sull'aumento dei rifiuti, degli incidenti che spesso vengono negati, ci sono rilasci di radioattività, sono avvenuti negli ultimi mesi 3 incidenti nelle centrali britanniche, questi qui sono fuoriuscite di chilogrammi di uranio in un incidente in Francia, ma a Sellafield e a La Hague, che sono i 2 centri che producono e riprocessano il combustibile, sono stati incidenti con uscite di chilogrammi e tonnellate di uranio o di plutonio rispettivamente all'inverso. Cosa avviene per i residui nucleari? Anche questi residui nucleari che sempre veronesi si metterebbe sul comodino vicino al letto. Ecco, andiamo a vedere qual è la gestione dei rifiuti nucleari. La Francia, che è portata sempre ad esempio, la Francia intanto estrae l'uranio dal Niger e il Niger è inquinato a livelli spaventosi, cioè l'utilizzo di materiali radioattivi per produrre degli attrezzi, dei manufatti, quindi c'è una situazione pericolosissima. Qui c'è l'esempio di manufatti che sono fabbricati, quindi sono sempre rilevamenti del CRIRAL francese. C'è stato l'11 dicembre scorso un incidente con l'uscita di 200.000 litri di effluenti radioattivi a pochi chilometri dalla città di Arlit, sempre nel Niger. E in Francia, a casa propria, cosa fa la Francia? La Francia ha utilizzato proprie miniere fino a una ventina di anni fa, adesso non sono esaurite, però ha prodotto, soltanto queste miniere, intanto 200 o 300 milioni di tonnellate di residui a bassa attività che sono sparsi nel territorio francese. Qui vedete alcuni esempi, qui c'è un prato, una segheria in cui è stato trovato l'inquinamento, qui ci sono liquidi radioattivi in cui sono state misurate i livelli di inquinamento e anche di radioisotopi specifici. Questo è un prato radioattivo in cui pascolano le mucche. C'è stato un documentario, una inchiesta giornalistica di France Trois, che è stata fatta un paio di anni fa, che ha documentato poi anche tutte queste cose. Questi qui 50 milioni di fanghi radioattivi dall'estrazione dell'uranio, questi sono alcuni impianti di estrazione e lo stato in cui si trovano. Per quello che riguarda il combustibile irraggiato, poi, di cui esistono nel mondo 270.000 tonnellate, che certi paesi non sanno più dove mettere. Negli Stati Uniti il progetto del deposito geologico di Uka Mountain, in cui sono stati spesi una decina di miliardi di dollari e ci si è lavorato per più di 20 anni, ormai è chiuso perché non può dare l'affidamento necessario. Qui vedete che l'attività enorme, perché c'è la linea gialla a 2/3 dall'alto in basso, che è la dose letale di radioattività, e vedete l'attività del combustibile esaurito, soprattutto per gli attividi che dopo centinaia di migliaia di anni rimangono gli isotopi più radioattivi. Vedete, nella scala orizzontale ci sono 10 milioni di anni, queste scale sono logaritmi. Se la scala orizzontale venisse sviluppata in scala decimale normale sarebbe lunga 250 km, e questi sono sempre grafici che ho preso da questo studioso olandese Storm von Leeuwen. Quindi vedete, questi sono problemi che sono insolubili. Il nucleare ha creato dei problemi che l'umanità non potrà risolvere in nessun modo. Dovremo cercare di gestire nel modo migliore, evitando che si aggravino, e l'unico modo è chiudere il nucleare e tutte le risorse che ci sono invece investirle per cercare di limitare i danni e di gestire alla meno peggio, perché il meglio non credo che esista, questi problemi. Salto un po' queste cose, siccome ci sono le manifestazioni anche sul trasporto di questi residui radioattivi, ci dice che sono sicuri. Sempre il CRIRAL è andato a fare delle misure vicino a questi contenitori dei vagoni ferroviari che vengono trasportati. Vedete che hanno trovato delle dosi notevoli a 8 metri e a 1 metro da questi caschi che circolano, quindi c'è l'emissione di radioattività molto grave. Hanno ragione gli
gli antinuclearisti tedeschi a fare le manifestazioni, per fortuna loro riescono a raccogliere decine di migliaia di manifestanti per opporsi a queste cose. Ricordiamoci che i residui nucleari, le scorie, sono oggetto di traffici illegali, ricordiamoci le navi dei veleni, ricordiamoci l'assassinio di Ilaria Alpi e di Milan Roating, che era il suo aiutante, ricordiamoci il terrorismo e le guerre, non possiamo scordarci. Io dico sempre che spesso che i terroristi o non esistono o sono stupidi o comunque sono molto diversi da come noi li immaginiamo. Perché cosa ci vuole? Se si vuole fare un attentato grave a un paese, fare un attentato a un deposito di scorie nucleari. Noi abbiamo le piscine a Trino Vercellese, ancora con il combustibile esaurito delle centrali, gran parte del combustibile esaurito delle centrali italiane. Io non credo che ci voglia molto per un gruppo terroristico serio che si ritenga tale, anche lì ci vorrà una certa serietà, penso, come in tutte le cose, fare un attentato, più una bomba più sporca di questa, che creerebbe una catastrofe in tutto, perlomeno in tutta l'Italia settentrionale, ma al di là dei confini anche, e in caso di guerra. Ma volete che dei missili russi, e altrettanto che si per gli americani, non ce ne sia una parte che sono puntati in caso di guerra nucleare sulle centrali nucleari dei paesi del nostro emisfero? Colpire durante una guerra una centrale nucleare di un paese avversario vuol dire paralizzarlo completamente, metterlo fuori gioco durante il conflitto, perché si crea un'emergenza tale che diventa ingestibile, credo sia impossibile continuare a condurre una guerra con un'emergenza radioattiva per l'esplosione di un reattore nucleare nel proprio paese. Arrivo alla fine adesso, non dimentichiamoci che la tecnologia nucleare è intrinsecamente a doppio uso, cioè non c'è una distinzione fra tecnologia civile e tecnologia militare, altrimenti non ci sentiremo sempre dire tutti i giorni il pericolo dell'Iran che vuole fare la bomba, sta arricchendo l'uranio. Io non voglio certo giustificare né difendere l'Iran, per carità, però sta arricchendo l'uranio, il Brasile l'ha fatto, è arrivato fino in fondo, nessuno lo sa, nessuno se ne è preoccupato, però se lo fa l'Iran chiaramente diventa un problema, perché arricchire l'uranio vuol dire avere una tecnologia che consente, se uno la spinge al di là dell'arricchimento necessario per gli usi civili, a produrre esplosivo nucleare per le bombe. Se guardiamo la Francia, io già prima citavo questo problema, in Francia non esiste una distinzione netta fra tutto il settore del nucleare civile e tutto il settore del nucleare militare, laboratori, amministrazioni, non sono mai stati separati. Allora io mi pare, non so se l'accennavo già prima, ma mi confondo con le varie presentazioni, l'utente francese paga in bollette l'elettricità molto meno di noi, si è visto dai diagrammi precedenti, però io sono, scommetterei che la paga molto di più, perché nelle imposte paga anche quella parte che vanno a finanziare il settore militare, il bilancio militare, e fra questi c'è l'arsenale nucleare in cui sono scaricati molti costi del civile. Quindi ancora una volta io credo che il nucleare militare sia quello che dietro le quinte, perché non ci viene detto, sostiene il nucleare civile. E ho finito con questo. Abbiamo tempi tutto sommato abbastanza stretti, quindi non ringrazio tutti. Vorrei chiarire che quello che ha detto Angelo e quello che sto per dire sono poi il risultato di una meditazione in un ristorante fiorentino circa un anno fa, perché Scrum, questo libro che troverete fuori, è nato in un momento in cui ancora questo dibattito sul nucleare non era stato tristemente rilanciato in maniera così drammatica da Fukushima. Cioè noi ci siamo chiesti già da qualche tempo, ma com'è possibile, per esempio per quanto concerne i rischi drammatici per la salute umana, non solo degli incidenti come Chernobyl, ma anche delle stesse centrali nucleari, com'è possibile che si continuino a usare dei modelli
di valutazione del rischio e dei danni che sono chiaramente fasulli. È impossibile pensare che, che il professor Veronesi, come ci stava poco fa ricordando Angelo, ma in generale centinaia, migliaia di ricercatori in tutto il mondo continuano a utilizzare un modello essenzialmente, che è il cosiddetto modello lineare senza soglia, che è un modello disegnato dai fisici 70 anni fa, che non tiene minimamente conto di quello che sono gli effetti biologici, quindi gli effetti per la salute umana e non soltanto umana. Cioè è, come vedremo, un modellino messo in campo 70 anni fa da alcuni fisici in un periodo in cui questo non stupiva, perché ricordiamoci che Schrödinger e che Gemov erano dei grandi fisici che facevano modelli biologici, ma 70 anni fa, poi c'è stata un po' la rivoluzione del DNA, la biologia molecolare, adesso sappiamo che i meccanismi di interazione tra le radiazioni ionizzanti e i tessuti umani e le cellule e il DNA, il genoma, l'epigenoma addirittura, cioè il software del DNA, sono estremamente complessi e non hanno veramente niente a che vedere con questi modelli di valutazione, eppure ancora continuiamo a usare dei modelli che assolutamente non possono essere utili. Allora, vediamo un po' se siamo riusciti in qualche modo a chiarirci le idee, a capirlo noi, e se riusciamo anche a farlo capire, perché credo che sarebbe importante aprire questo dibattito. Allora, sappiamo tutti che il nucleare ha dei padri, anzi una madre nobile e un padre nobile, e ha anche dei personaggi di grande livello che sono stati dei nuclearisti convinti, come questo ingegnere, questo fisico nucleare che si chiama Sternglass, che un anno e mezzo fa ha scritto una bellissima lettera in cui dice: vi scrivo per farvi conoscere un errore tragico e poco noto che è stato fatto dalla comunità dei medici e dei fisici come me durante i primi anni della guerra fredda, un errore che ha avuto un ruolo importante nella crescita enorme dell'incidenza di malattie croniche come il cancro e il diabete, e l'errore è stato quello di presumere che l'esposizione della popolazione a radiazioni non avrebbe avuto alcun effetto negativo sulla salute a causa del fallout di radiazioni a bassa intensità, degli esperimenti con armi nucleari, dei radionuclidi dispersi in conseguenza del normale funzionamento dei reattori nucleari. Chiarissimo. 2009. Questa ipotesi era basata sul fatto che noi per mezzo secolo avevamo creduto che particelle e gas prodotti nel processo di fissione rilasciati nell'ambiente, come faceva vedere Angelo poco fa, dalle centrali, tutto sommato fossero insufficienti a creare grandi problemi. Questo nonostante avessimo capito già 30 anni fa che questi radionuclidi, questi radioisotopi, finiscono nelle catene alimentari, si concentrano, passano nel latte materno, passano addirittura, e questo è uno dei punti essenziali, attraverso la placenta al feto. Come abbiamo potuto disconoscerlo? Come continuiamo a dire quello che succede attorno alle centrali? L'aumento di tumori, per esempio, dei bambini che vivono attorno alle centrali, sì, lo sappiamo che c'è, ma non si può giustificare sulla base del modello lineare senza soglia, che è un modello fisico e che non tiene conto minimamente di tutto questo. Cioè, come, ed è questo un po' il discorso che più che altro diventa direi interessante anche su un piano direi dell'antropologico quasi, insomma, si conoscono tutti i motivi per cui un modello non è utilizzabile, lo si continua a utilizzare, e quando si vede che aumentano i tumori dei bambini attorno alle centrali si dice non è possibile. Cioè sì, forse avviene, ma non è possibile che siano le radiazioni, perché il nostro modello non giustifica questo aumento. Cioè la realtà, quando è drammatica, se non può essere spiegata col modello che utilizziamo, noi non dobbiamo cambiare modello. Noi dobbiamo negare che muoiano i bambini. Cioè di questo stiamo parlando, e questo è il dramma sul quale dobbiamo un po' riflettere insieme. Da queste centrali, lo ha fatto vedere, nei momenti di incidente lo sappiamo, ma un po' sempre escono lo iodio 131 che cerca la tiroide e danneggia le cellule, si lega ai recettori in maniera specifica e quindi poi nel breve termine va a danneggiare la tiroide, lo stronzio 90, il cesio 137, che di questi forse è quello su cui dobbiamo riflettere più attentamente, che si concentra nei tessuti molli, che si concentra nei muscoli, quindi nella carne, nel pesce, e il fatto che adesso da Fukushima, anziché andare per fortuna verso Tokyo, i venti spingessero verso l'oceano, ovviamente è stata una gran fortuna per gli abitanti di quel paese, ma non è detto che sia una gran fortuna per tutti noi, perché il plancton si è caricato, per esempio, di cesio, che finirà nel pesce
e attraverso le catene alimentari la differenza è che lo iodio dura 10-15 giorni, che significa se ha un tempo di dimezzamento di 15 giorni che dopo due mesi non ce n'è praticamente più. Il cesio rimane 25-30 anni di tempo di dimezzamento, ce lo troviamo per 70 anni nelle catene alimentari. Allora, tutto questo ormai lo sappiamo da alcuni decenni, però non ne teniamo conto. Per esempio, se noi andiamo a vedere quello che sono stati gli studi sui rischi per il nucleare, i danni per il nucleare, sappiamo che abbiamo molti studi su Hiroshima, pochissimi studi sul fallout legato agli esperimenti, e molti di noi hanno l'età in cui Bob Dylan parlava del fallout, insomma, la gran parte degli studi sul fallout degli anni 60-70 sono studi che non dicono nulla, tranne qualcuno che dice che il vero rischio del fallout era che gli isotopi finivano nel latte materno, che se si fosse studiato attentamente quello che succedeva nei bambini in quelle zone, i risultati sarebbero stati drammatici. E Sternglass ancora una volta ce lo ricorda. Come risultato di questa mancanza di conoscenza, a quel tempo i funzionari governativi poterono rassicurare la popolazione. Eisenhower poté dire che finalmente potremmo fare almeno delle sporche centrali elettriche a carbone e sostituirle con un'energia nucleare pulita, troppo a buon mercato perché se ne possa calcolare il costo. E avete già visto come Angelo Baracca ha fatto capire come è impossibile calcolarne il costo, in senso assolutamente diametralmente opposto a come si diceva in quegli anni. Ovviamente tutto questo si può anche spiegare in un periodo in cui l'energia nucleare e in generale l'investimento in quel settore era strategico per motivi di guerra fredda, lo si capisce molto meno adesso, in cui in teoria non dovrebbe più servire come deterrente e in cui l'aumento dei costi proprio attraverso le catene alimentari è diventato chiaro e facilmente documentabile. Allora il capitolo di questo libro nel quale abbiamo cercato di affrontare proprio il tema degli effetti sulla salute parte un po' da un'analisi storica, cerchiamo di capire come mai i fisici abbiano elaborato come, quando e perché questo strano meccanismo per cui tutto sommato quello che veramente danneggia la salute è la dose totale assorbita, che significa praticamente nulla, senza contare di come e quando venga assorbita la radiazione, del tipo di radiazione che viene in qualche modo calcolato ma fino a un certo punto, secondo un modellino che vedete qui, per cui la dose totale assorbita è in relazione a questa dose si può calcolare un danno che esattamente cresce proporzionalmente alla dose e decresce altrettanto proporzionalmente. Quello che nei modelli biologici è sempre più chiaro è che invece le piccole quantità quotidiane assorbite, che rimangono soprattutto se assorbite per via interna, per cui radioisotopi, catene alimentari, hanno un effetto mille volte superiore a quello di qualsiasi radiazione che giunge dall'esterno. Ma tutto questo come è avvenuto? È avvenuto perché all'inizio gli studi sono state fatte, non si vedono bene purtroppo alcune slide, ma non ha importanza, sono state fatte sulla più famosa coorte sul piano epidemiologico della storia, quella dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Che cosa successe allora? Si calcolò che la bomba era esplosa in un certo modo, a una certa altezza, e che gli esposti erano da dividere, in molto esposti, quelli che stavano proprio nei 2 chilometri di distanza dall'epicentro e quelli che stavano a 5, a 10, che erano stati investiti molto meno dagli effetti della bomba. Allora, 50 anni di studi in cui sono state paragonate queste coorti. Capite che la seconda coorte è puramente ipotetica, capite soprattutto che c'è un duplice effetto di selezione che è stato trascurato, perché una gran parte delle persone sopravvissute erano già il prodotto di una selezione drammatica iniziale, in cui su 150-200.000 morti, 60-70.000 erano letteralmente o evaporati o morti in maniera drammatica nei primi mesi. Ma anche perché nei sopravvissuti c'era stato un altro effetto di selezione nelle popolazioni cellulari, perché una parte delle cellule che erano molto danneggiate dalla dose massiva che arrivava venivano selezionate ed eliminate. Quindi era una situazione limite quella, eppure è servita da allora a valutare tutto il resto, al punto tale che gli epidemiologi degli studi più importanti dicevano, considerando tutto, che per esempio le conseguenze di queste
enorme quantità di radiazioni su una popolazione di 87.000 persone studiate, erano state circa 440 tumori. Ora, è credibile che siano stati 440 tumori, quindi con un aumento tutto sommato irrisorio, è servito a dire che tutto sommato perfino Hiroshima ha determinato un danno tutto sommato minore del temuto, e questo lo si è continuato a pensare e a utilizzare in tutta la letteratura scientifica seguente. Questo è servito, per esempio, dopo i test nucleari. Vi dicevo prima, gli studi sugli effetti dei test nucleari sono pochissimi, ancora a maggior ragione se quello che erano le notizie su Hiroshima sono venute fuori molto poco, figuriamoci quelle sui test nucleari. Ebbene, i risultati sono stati veramente inquietanti, cioè la gran parte degli studi dicono nessun effetto. Anzi, addirittura siamo alla fine diluendo tutto quello che era in atmosfera, perché quando c'è un'esplosione di quel tipo, il particolato fine, i gas vengono dispersi nella stratosfera a 10 km di altezza e si distribuiscono su tutto il mondo. Quindi, se è vero che la dose totale assorbita è quella che conta, il fatto che si siano distribuiti per tutto il mondo è un bene. Cioè, siamo tutti colpiti, però poco. Quindi, dose totale assorbita per ognuno di noi pochissima. Ma ha senso una cosa del genere? Secondo il modello di cui stiamo parlando, è così che si valuta. È ovviamente quasi incredibile, ma è così. Perfino su Chernobyl, di fatto, i dati sono stati in qualche modo analizzati in questo modo. Allora abbiamo ripreso tutta la letteratura su Chernobyl, questa è un'eccezione. National Academy of New York, dell'Accademia Nazionale delle Scienze di New York, pubblicazione del 2009, non so se sapete che qualcuno scrive ancora adesso, senza far nomi, ultimamente anche in Italia, che i morti a Chernobyl sarebbero stati 65. Cioè le conseguenze vere sulla popolazione, poche decine di morti. In questa analisi si parla di 1 milione di vittime. Allora, quando qualcuno calcola 65, qualcuno calcola 1 milione, vuol dire che stiamo utilizzando dei criteri di valutazione che sono assolutamente, diciamo, incomparabili l'uno con l'altro. E infatti, se noi andiamo a vedere bene perché, gli studi di Chernobyl partono in questo secondo caso guardando veramente dove si è andato a finire, soprattutto il cesio. Questa è la mappa dello iodio 131, del cesio disperso per il mondo, è andato da tutte le parti. Per esempio in Europa, guardate un po', la macchia nera non significa le zone dove si è concentrata la nube, significa le zone dove è stato valutato l'arrivo della nube. Ci sono zone anche in Italia, la Sicilia, dove nessuno ha guardato, per questo vedete che la Sicilia è bianca. Ma è chiaro che se è arrivata in Grecia è arrivata anche in Sicilia. Allora, gli studi più interessanti dopo Chernobyl fanno vedere, vedete ancora un po' la mappatura, queste ve le fate vedere un po', Angelo, non mi soffermo, vedete però, se andiamo a guardare per esempio proprio il cesio, nei tessuti, per mesi, all'inizio dopo Chernobyl, la concentrazione in tessuti come la tiroide e i muscoli, guardate l'aumento dei tumori, ma soprattutto quello che è stato visto, questo è normalmente stato già nel 2002 un articolo di Nature lo denunciava, sono aumentati alcuni tumori nei bambini. Il primo tumore di cui ci si è resi conto è il carcinoma della tiroide. Nel giro di pochi anni si è visto che proprio nelle aree dove è arrivata la nube in maniera più cospicua ci sono state alcune centinaia di casi, e poi probabilmente migliaia di casi di tumore della tiroide nei bambini. Ma perché il dato è particolarmente interessante? Adesso lo possiamo dire. Perché inizialmente, ancora una volta, pur essendo chiaro che stava aumentando, molti lo hanno negato sulla base, ancora una volta, del modello lineare senza soglia. Si è detto è impossibile perché questo iodio 131 non è sufficientemente tossico, eccetera. Ma quando si è visto che nella zona di Chernobyl l'aumento dei carcinomi tiroidei dell'infanzia era di 100 volte, si passava da uno o due casi in un anno a centinaia di casi in 2 anni, in 3 anni, allora chiaramente a quel punto non era più possibile dire non è vero. Ma soprattutto con la biologia molecolare ci si è resi conto che in questi casi il tipo di tumore ha dei marker specifici, in particolare una traslocazione in cui viene coinvolto un particolare gene che è il CRET, che è un gene che si trova specificamente molto attivo nelle fasi embrionali. In pratica si è visto che praticamente qualcosa, probabilmente lo iodio, soprattutto lo iodio 131, ma anche altri radioisotopi, erano arrivati, fissati dai recettori tiroidei, avevano provocato nel giro di pochi mesi
delle traslocazioni reattivo-adattative difensive da parte del tessuto. Io qui non mi dilungo, l'altro giorno l'abbiamo detto a Pisa, c'è stato qualcuno che è insorto, soprattutto dei biologi molecolari, perché questo non significa soltanto dire Chernobyl ha creato dei danni enormi ai bambini, significa ancora una volta dire guardate che il modello delle mutazioni casuali, stocastiche del DNA che fanno venire i tumori è un modello che non sta in piedi. Perché è evidente che se aumentano, ci sono centinaia, migliaia di casi di un tumore in cui si ha un'unica traslocazione, questa traslocazione coinvolge lo stesso gene, vuol dire che lì sta avvenendo qualcosa che non è niente di casuale stocastico. Vuol dire che in quel caso noi stiamo vedendo che il carcinoma della tiroide, probabilmente anche altri tumori, sono reattivi a una situazione di inquinamento drammatico. Non solo, dopo alcuni anni qualcuno si è preso la briga di andare a vedere dove è arrivata questa nube, quanto fosse il cesio ancora contenuto per esempio negli spinaci e si è reso conto che c'è veramente una mappa di leucemie infantili che sono aumentate dopo. Qui ci sarebbe molto da dire, ma semplicemente ricordiamoci che a Hiroshima era successo il contrario, erano aumentate le leucemie inizialmente e poi i tumori solidi. Qui aumenta il carcinoma della tiroide nei bambini, tutti i tumori dello stesso tipo nei primi anni. Poi aumentano, ma dopo anni, le leucemie infantili in proporzione diretta a quanto cesio c'è negli alimenti. Ancora una volta, abbandoniamolo questo modello linear threshold, non serve più a nulla, è così che bisogna guardare un po'. I radioisotopi penetrano nei tessuti, ci rimangono a lungo, è come avere un piccolo bombardamento sulle cellule continuo per 10 anni, 20 anni. Non si riesce ancora a farlo capire a chi lo dovrebbe capire. Questa è la città fantasma che è rimasta dopo Chernobyl e si parla di 60 morti. Per quanto concerne gli incidenti, i dati sono ancora meno noti. Questo è Three Mile Islands, guardate l'aumento dei tumori dopo Three Mile Islands, però continuo a dire che a Three Mile Islands non c'è stato praticamente nulla. E ricordiamoci anche, questo lo diceva Giorgio Ferrari qualche giorno fa, che l'incidente di Chernobyl ha coinvolto un solo nocciolo, quello di Fukushima, 3 noccioli, 4 cuscine di combustibile irraggiato, quindi la massa totale del combustibile danneggiato è superiore a quella di tutti i precedenti incidenti nucleari sommati insieme. Quindi non diciamo ancora nulla, però chiaramente ricordiamoci almeno questi dati. E quindi Fukushima può essere anche più grave di Chernobyl, ha già una zona di esclusione di 20 km, rimarrà inabitabile per almeno 20 anni, queste sono cose che sono state già ufficialmente dichiarate dai giapponesi. Ma ricordiamoci soprattutto, e su queste posso andare più in fretta perché già lo ha fatto vedere benissimo Angelo, come tutti questi radioisotopi in quantità significativa escono continuamente nelle acque attorno alle centrali, questa è una centrale americana con una scuola elementare a poche centinaia di metri, e comunque arrivano in atmosfera, questo è il Krypton, l'ha fatta già vedere Angelo, quindi le faccio saltare, tutta la filiera andrebbe considerata, non solo le centrali, perché appunto il trasporto, anche questo lo faceva vedere Angelo, e io mi soffermo invece un po', in questi ultimi 10 minuti, su quello che è il tema veramente più specifico su cui stiamo lavorando, cioè l'aumento delle centrali, delle leucemie infantili attorno alle centrali, che credo che sia l'argomento su cui veramente bisognerebbe chiamare il professor Veronesi o chi per lui a un confronto il più possibile tecnico, scientifico, non ideologico, visto che veramente è importante intenderci. Allora, a partire da Sellafield, quindi primo incidente, sappiamo della nube, plutonio e radioisotopi in giro per l'Europa, l'Europa intera attraversata da una nube, le cui conseguenze furono stimate in circa 300 leucemie, ma insomma stiamo scherzando, ed era il 57. Ricordiamoci che dopo Sellafield il ministro della salute britannico ammise che i bambini residenti presentavano un eccesso di plutonio nei denti. Ma la cosa drammatica è che il Comitato Inglese sugli effetti sanitari delle radiazioni, quindi un'istituzione assolutamente importante, dichiara che tutto sommato è vero, sì, c'è un po' di plutonio di denti, ma sono tracce, non sono dannose. Non è possibile dimostrare che siano dannose per la salute. Insorge giustamente un epatologo e dice, scusate, ma il plutonio in tracce è già come tale cancerogeno, soprattutto quando si fissa nei denti e ci rimane per tutta la vita, anzi per generazioni, e di questo stiamo parlando. E andiamo avanti, leucemia in prossimità dei reattori tedeschi. In Germania nei primi anni 90 viene acceso il reattore di Krümmel e c'è immediatamente un incremento di casi di leucemia nei bambini.
incredibilmente cominciano le risposte del tipo: sì, è vero, c'è un piccolo incremento di 6 volte circa, però il modello chiaro, il modello linear no threshold, non permette di giustificare per questo piccolo aumento di radiazione attorno alle centrali l'aumento delle leucemie infantili. Quindi, insomma, se non si spiega col modello è inutile che continuiamo a ripeterlo. Da allora cosa succede? In Francia, attorno alle Hague, aumento di leucemie infantili; in Germania, cluster di leucemie infantili; negli Stati Uniti, cluster di leucemie infantili; Mangano studia i tessuti infantili e trova lo stronzio, e lo trova fissato nei denti da latte. Anche qui ovviamente non è successo nulla, è in dosi talmente basse che il modello linear no threshold non permette di dare una spiegazione. Andiamo avanti. A questo punto l'opinione pubblica in Germania pretende una verifica e pretende uno studio epidemiologico che viene condotto dall'Università di Mainz. Questo famoso, perché ho visto che negli ultimi 2 anni se ne parla parecchio anche in Italia, non purtroppo ancora tra i pediatri e non purtroppo tra gli oncologi, ma comunque se ne comincia a parlare, questo studio che si chiama cancro infantile nei dintorni delle centrali nucleari fa vedere un aumento di 2,2 volte per le leucemie, no, per i tumori in generale, di 1,6 per i tumori solidi, 2,2 per le leucemie, scusate, e 1,6 per i tumori solidi nei bambini che vivono entro i 5 km dalla centrale. Ancora qui, che cosa fanno i ricercatori? Vanno a selezionare, a valutare i casi, caso per caso, per vedere dove abitano, e soprattutto vanno a vedere che cosa c'è in giro in quelle zone. Immediatamente risponde la Commissione per la Radioprotezione, dice: tutto vero, ma ribadisce la formula assolutoria. Sulla base degli attuali modelli di valutazione del rischio non è possibile dimostrare il nesso tra le emissioni correnti degli impianti e gli effetti sanitari osservati. Allora, a questo punto commento di Ferli, questo è un bellissimo studio di 2 anni dopo, Ferli che dice: scusate, ma stiamo parlando di che cosa? Cioè, il modello vale per gli adulti esposti a radiazioni esterne, non vale per i bambini, tantomeno vale al momento in cui da una centrale escono i radioisotopi, finiscono le catene alimentari, passano ai gameti, creano una serie di modifiche epigenetiche nei gameti, tutto questo si trasmette da una generazione all'altra. Che cosa c'entra il modello di radiazione esterna sull'adulto? Cioè è quasi banale che non si arrivi. Comunque le commissioni di indagine non hanno trovato niente di nuovo, questa ve l'ha fatta vedere già Angelo, in cui si vede attorno alle centrali l'aumento del trizio e degli altri radioisotopi. Il meccanismo, e qui veramente finisco, lo hanno studiato dei ricercatori russi, i quali hanno chiarito perfettamente quello che succede a Chernobyl, quello che succede attorno alle centrali, e cioè che in effetti l'effetto più chiaro è che le cellule del feto e le cellule di un organismo in via di sviluppo, le cellule gametiche, le cellule non differenziate, sono le cellule che hanno il DNA, o meglio il genoma, o meglio l'epigenoma più plastico. Quindi basta un nulla per andare a sprogrammarle e a riprogrammarle in maniera diversa. Su questa base si deve valutare il rischio per i bambini, per gli esposti, per le donne e per le generazioni future. Eliminiamolo un vecchio modello di valutazione che non tiene conto della biologia molecolare, ma neanche dell'esposizione, neanche del fatto che esistono questi bambini. Sul piano molecolare il discorso è chiarissimo: questi eventi vanno a destabilizzare, l'immagine non è forse delle più chiare, ma praticamente vanno sul DNA, cambiano tutte le marcature del DNA, non solo. Quello che si è visto, questo è un altro esperimento clamoroso di tanti anni fa, ma che adesso sta tornando a galla: se noi esponiamo un tessuto a delle radiazioni ionizzanti, queste modifiche dell'epigenoma non colpiscono le cellule colpite, non interessano le cellule colpite, ma interessano anche cellule distanti. Cioè, se noi colpiamo un tessuto e andiamo a vedere le cellule materialmente danneggiate, lì che cosa succede? Che il DNA viene colpito e quella cellula viene danneggiata e viene eliminata. Le alterazioni epigenetiche colpiscono altre 1000 cellule, però, che non sono lì, che non vengono normalmente prese in considerazione. Non è per niente un meccanismo fisico di rottura del DNA, che è rarissimo, sulla base del quale viene ancora calcolato il danno, ma è un meccanismo reattivo, dinamico, per cui le altre cellule interessate modificano il loro epigenoma e lo trasmettono. Ma che cosa significa questo? Significa che le modifiche molto fini del software vengono trasmesse da una generazione cellulare all'altra,
e probabilmente, se interessano i gameti, addirittura da una generazione umana all'altra. E qui, l'altro giorno, a Pisa, c'è stata veramente un po', come dire, l'insurrezione da parte di alcuni, perché hanno detto, ma se è vero, questo significa che il cancro rischia di diventare una malattia transgenerazionale, che è esattamente il tentativo di spiegare l'aumento dei tumori infantili che c'è in tutta Europa. Vedete un po', questo è il Lancet, ormai da 30 anni, vedete le linee, tra gli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90, noi abbiamo un aumento di tumori infantili dei primi 2 anni di età che sono di circa il 2% ogni anno. A questo punto non sarà soltanto il nucleare, sarà anche il nucleare. Vedete, l'incidenza dei tumori rispetto ai dati di tumori attesi, siamo a circa 8 volte il dato atteso. Qui mi fermo, del resto avevo finito. Volevo finire con questa immagine che faccio vedere un po' sempre, di Einstein, che dice: l'uomo intelligente risolve i problemi, un uomo saggio li evita. Però vorrei anche ricordare, così per correttezza, che Einstein non sempre se l'è ricordato, visto che con una lettera aveva chiesto al Presidente degli Stati Uniti di utilizzare la bomba atomica, e l'aveva chiesto in modo un po' irrituale, quasi profetico, dicendo: se la useremo per primi potremo distruggere interamente un porto e non rischiare di perdere la guerra. Quindi in quel caso, come dire, aveva un po' smentito se stesso. Il New York Times il 19 di marzo scorso ha mandato un suo redattore a fare un'analisi, una ispezione a Chernobyl. Qui questa immagine che vedete, c'è la scuola di Pripyat, quella che la città che è stata sgombrata poche ore dopo l'incidente di Chernobyl, è stata, diciamo, la città è stata sgombrata, e questa era la situazione in cui si trova la scuola numero 3 di Esercito di Pripyat. Allora, ecco cosa dice vi leggo la relazione. 12 volte al mese, il massimo numero di ispezioni consentite dai medici, Sergei Krasikov prende estremo attraverso la terra di nessuno e riferisce dei lavori svolti presso la struttura che racchiude il reattore numero 4 denominato il sarcofago. No. Il sarcofago. Fra i compiti del signor Krasikov c'è quello di aspirare il liquido radioattivo che si raccoglie all'interno del reattore esploso. Il sarcofago fu costruito 25 anni fa nello stato di panico allorché la radiazione si riversava in aree popolate dopo l'esplosione del reattore. Ora è manufatto e solcato da crepe. Non va consentito all'acqua di entrare in contatto col materiale sprofondato in profondità all'interno del reattore. Circa 200 tonnellate di combustibile fuso e detriti che attraversarono incandescenti il pavimento e che, raddensandosi, hanno preso la forma di un'enorme zampa di elefante. Questa massa di materiale resta tanto altamente radioattivo da non consentire agli scienziati di avvicinarsi. Quando anni fa essi si adoperarono per sistemare nelle sue vicinanze degli apparati di misura, gli strumenti indicarono un valore di lettura pari a 10.000 rem per ora, equivalente ad una dose di 2.000 volte il limite annuale raccomandato per i lavoratori dell'industria nucleare. Il signor Krasikov ha ampie spalle e occhi azzurro chiaro e si è dedicato alla mansione di babysitter del mostro per gli ultimi 8 anni. Resterà in questo ufficio fino alla pensione. Poi trasferirà il suo lavoro a un nuovo addetto a tale compito. Anche lui adempirà tale incombenza fino alla pensione. Il signor Krasikov, richiesto di quanto si protrarrà il servizio, ha dato le spalle. 100 anni ha azzardato. Può darsi a quel tempo inventeranno qualcosa. La morte di un reattore nucleare ha un inizio. Il mondo sta assistendo al suo dispiegarsi ora sulla costa del Giappone. Ma non ha una fine.
Benché alcuni elementi radioattivi presenti nel combustibile nucleare decadano rapidamente, l'invita del cesio è di 30 anni, quella dello stronzio di 29. Gli scienziati stimano che occorre un periodo di almeno un periodo di tempo, da 10 a 13 volte il tempo di dimezzamento dell'attività radioattiva, prima che la vita e le operazioni economiche possano riprendere nell'area. Ciò implica che l'area contaminata, designata dal Parlamento ucraino nella misura di 15.000 miglia quadrate, circa l'ampiezza della Svizzera, sarà affetta da contaminazione radioattiva per più di 300 anni. Poche settimane fa, lavoratori hanno tentato freneticamente di raffreddare i 6 reattori della centrale di Fukushima Daiichi a 140 miglia a nord di Tokyo. Ma bisogna guardare all'Ucraina per capire la reale tragedia e lo sforamento di chi deve confrontarsi con le conseguenze della fusione del nocciolo di un reattore nucleare. È un problema che non ha posto nell'ambito della scala dei tempi umani. Volodymyr Ukhizinchenko si è recato giovedì scorso al Parlamento dell'Ucraina vestito di una splendida camicia viola e cravatta. Vladimir è il sindaco di Slavutich, dimora della maggior parte dei 3.400 operai che sono ancora impiegati all'impianto dell'energia atomica di Chernobyl. La maggior parte di loro non ha ricevuto da gennaio il salario integrale e il sindaco si è mosso per chiedere 3-6 milioni di dollari per poterli pagare. La leadership si disinteressa di loro, pensa che Chernobyl non esiste, dice Volodymyr. Ma Chernobyl esiste e quelle 200 tonnellate anch'esse esistono. In Pripyat, la città che ospitava l'ex quartiere dormitorio dei lavoratori della centrale, a un po' più di un miglio dalla centrale, dove a 50.000 persone furono date poche ore per evacuare, i parati sono scivolati giù sotto il loro peso, la pittura si è staccata dalle pareti degli appartamenti e il ghiaccio ha corredato di grandi vetrate gli ambienti. Non molto tempo fa, uno dei maggiori edifici della città è crollato. La sua struttura di sostegno è stata decomposta da 25 inverni e 25 estati. Il pubblico non è omesso in un'area del raggio di 18 miglia di distanza dal reattore numero 4, ma un fotografo ed io ci siamo addentrati con Chernobyl Interform, una sezione del Ministero Ucraino dell'Emergenza, al checkpoint che conduce alla zona d'esplosione. Si trova una piccola statua della Vergine Maria e una bacheca dove viene riportato il quantitativo di cesio e stronzio trovato nei funghi, nei pesci e nella selvaggina. A una distanza di 6 miglia inizia la zona di evacuazione obbligatoria. Al centro dell'area c'è il sarcofago, dai lati difformi e screziati di ruggine. Fin dai primi anni 1990 funzionari ucraini hanno lavorato su un piano di sostituzione dell'apparato di contenimento, lo vedete qui sulla sinistra. Alla fine hanno varato un progetto denominato Nuovo Confinamento, questo lo vedete sicuro, un arco di acciaio alto 300 piedi che dovrà racchiudere e sigillare il reattore per i prossimi 100 anni. Il suo costo è stimato in 1,4 miliardi di dollari. Sarà pagato in larga misura da nazioni donatrici. Il progetto, il cui completamento era originariamente previsto per il 2005, è effetto da ritardi e da problemi finanziari. Ecco, il progetto è stato lì. Nel frattempo le liti invernali si mutano in pioggia e l'acqua piovana infiltrandosi nel reattore potrebbe avere imprevedibili conseguenze, dice Stefan Robinson, un fisico nucleare che lavora per la Croce Verde Svizzera, un'organizzazione ambientalista. In inverno l'acqua ghiaccerà, dice Robinson, che ha visitato il sito la settimana scorsa. L'acqua si espande e prova spaccature. Di conseguenza è probabile che alcune delle strutture interne collassino. Una lieve nuvoletta si insinua e scompare attraverso una spaccatura. Ciò denota che vi è un accesso verso l'interno. E se c'è un accesso verso l'interno, c'è anche un'uscita verso l'esterno. Il signor Krasikov dubita che anche quando il nuovo arco sarà costruito, sarà possibile porre termine a lunga vigilanza sul reattore numero 4.
Nessuno sa cosa fare con quello che c'è dentro, dice. Ci sarà abbastanza lavoro per i miei figli e per i miei nipoti. Qui finisce la relazione pubblicata sul New York Times. È una relazione un po', diciamo, distante, tranquilla, come è naturalmente abitudine nel quotidiano di New York. Quelli di voi però che hanno visto per caso il servizio di Sergio Giacomo Zavoli, che la Rai Storia ha trasmesso due giorni fa, potranno aver visto a un certo punto l'immagine della città completamente deserta, dove da 25 anni ci sono delle squadre che ogni giorno si alternano per decontaminare, non sono riusciti a fare nulla. Quindi immaginate il costo, parlare di costi, il costo di squadre che per 25 anni hanno dovuto alternarsi ai lavori. Dunque, il mondo nucleare è fatto di almeno 44 centrali manufatti funzionanti che emettono di continuo nel loro normale funzionamento, emettono sostanze radioattive, che appunto, come è stato illustrato, io ho qui a qualche cosa su questo, ma non lo eliminerò perché c'è stata una discussione molto ampia su questo, emettono nella loro situazione normale radiazione radioattiva. Poi ce ne sono altri, cioè più di 100, 150, che sono i reattori dismessi con 22 anni di media di attività. Le centrali ce ne avranno 23, ma anche loro verranno ben presto dismesse, perché l'attività radioattiva di una centrale danneggia talmente i manufatti che non si può proseguire il suo funzionamento per oltre 40 anni, sulla carta per oltre 40 anni, però quelle dismesse hanno funzionato solo 22 anni, diciamo, no? Continuiamo, ci sono ancora quindi questi scheletri che anch'essi emettono radiazioni che devono essere continuamente mantenuti, perché ci sono spaccature, fuoriescono materiali dalle fessure che si creano, eccetera. Quindi manutenzione continua. Benissimo, andiamo oltre. Ci sono le fabbriche che fanno l'arricchimento dell'uranio, perché l'uranio va arricchito, l'uranio naturale va arricchito, anche se emettono radiazioni. Ci sono le piscine di contenimento, viene accumulato i residui del combustibile, il combustibile combusto, che tra l'altro è ad alta temperatura e l'acqua è continuamente bolle, deve essere continuamente raffreddata, e producono continuamente danni alle piscine, le piscine perdono liquami e molto spesso inquinano le falde acquifere, diciamo, no? Quindi ancora le piscine, i manufatti e le fabbriche di uranio arricchito. Poi ci sono i manufatti degli impianti che riprocessano il combustibile, cioè estraggono dal combustibile combusto alcuni elementi. Poi ci sono le miniere. Voi non sapete che significano le miniere di uranio. Innanzitutto devono essere a cielo aperto, perché siccome producono radon, se le facessero in galleria, gli operai sarebbero contaminati a cielo aperto. Voi dovete pensare che il combustibile per una centrale, per far funzionare in un mese, in un anno una centrale, per ricavare questo combustibile occorrono circa 150.000 tonnellate, 150.000, 200.000 tonnellate di minerale. Quindi queste miniere viene frantumato, scavato, una quantità enorme di questo materiale, viene versato su questo materiale, degli acidi vengono versati, poi viene buttato, che hanno bisogno di lavare una quantità enorme di acqua, quindi un disastro ecologico spaventoso, e siamo arrivati alle miniere. Poi ci stanno i residui dell'uranio, il cosiddetto uranio impoverito, come vi dicevo, che
L'urano è fatto di due componenti, solo una è quella interessante, l'altra viene scartata sia quando si fanno le bombe, sia quando si fa il combustibile, però viene utilizzata, guarda caso, dai militari. Allora i militari utilizzano per fare i proiettili, perché i proiettili, l'uranio è il più pesante dei componenti sulla Terra, quindi se fate un proiettile, ha un potere di penetrazione che è 6 volte quello di un proiettile fatto di ferro, quindi viene utilizzato. Allora viene utilizzato, innanzitutto viene utilizzato nei poligoni di tiro. Allora, cancri che sono trovati nei militari che hanno utilizzato questi proiettili. Allora il proiettile, quando arriva sul bersaglio, polverizza e quindi si forma una polvere che poi viene portata anche fuori. Quindi intorno ai poligoni di tiro, di nuovo, popolazioni lì, di nuovo i bambini ovviamente, soprattutto. Intorno ai poligoni di tiro. Ma poi, li hanno utilizzati questi proiettili nel Kosovo, nell'Iraq, nell'Afghanistan. C'è chi ha voluto fare delle indagini sulla radioattività in Iraq e in Kosovo, è stato impedito dalla NATO, la NATO ha proibito che facessero indagini sulla radioattività. Non solo l'ha impedito la NATO, ma hanno impedito anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a un certo punto. Però si sono fatte indagini epidemiologiche negli intorni di Bassora. A Bassora sono aumentate di 800 volte le incidenze di cancro e naturalmente poi anche i bambini. Quindi vedete, questo è il mondo del nucleare. Questo è il mondo del nucleare che, diciamo, la società industriale, a partire dal il culmine della disorganizzazione, della disfunzione che la società industriale a partire dalla rivoluzione industriale ha creato, cioè il punto culminante. Adesso vi parlerò che c'è molto di più, però già questo aspetto, questo mondo nucleare, dovrebbe far assolutamente vietare, eliminare totalmente il discorso sul nucleare. Dicevo che è il culmine di una disfunzione del nostro mondo, perché io a questo poi vorrò aggiungere alla fine. Il culmine della disfunzione di un modello di sviluppo che è nato con la rivoluzione industriale e che è andato sempre più in gigantesco. Ha cominciato con le discariche di materiale ferroso, discariche di materie plastiche in terraferma, ma anche negli oceani. Ci sono isole di materie plastiche negli oceani, spaventose, diciamo, no? Materie benefiche e così via, che sono finite anche nelle discariche. Poi c'è stata l'alterazione dell'ambiente, l'alterazione della biosfera, il fatto che si è praticamente quasi esaurito tutto il corredo di risorse che erano all'interno dell'ambiente, della litosfera, diciamo, no? Si è alterato, come dicevo, la flora e la fauna della Terra. E se voi andate a guardare, viaggiate in un aereo, andate un po' in alto, vedete che c'è questo cancro del cemento che avanza e rotte tutto. Quindi questa è una dimostrazione chiarissima che siamo in presenza di un modello che effettivamente non può assolutamente funzionare. Su questo vorrò ritornare in finale, prego il mio personaggio di avvertirvi 5 minuti meno. Allora, diciamo, tornando al nucleare, il nucleare è il punto culminante di questa disfunzione, certo. Non ha nessun valore economico, non è assolutamente vantaggioso. Ricavare energia dai processi nucleari non è assolutamente vantaggioso. Lo ha dimostrato abbastanza chiaramente Angelo Baracco un momento fa, ma naturalmente i dati che lui dava sono dati che sono difficili in qualche modo verificare, quei dati, perché sono dati in gran parte classificati delle industrie
E in gran parte dei dati sono messi. Io vi dirò subito che una centrale nucleare cosa c'ha come finale? C'ha la dismissione che costa 10 volte i costi di costruzione. Questa centrale, quando l'avete dismessa, nessuno più la smantella, la lasciano lì, la coprono, la lasciano lì. Bisogna però per centinaia di anni controllarla. Quanto costa mantenere e controllare un manufatto per centinaia di anni? Poi ci sono le scorie, che per il momento sono tutte quante temporaneamente, perché non sanno, nessuno sa come custodirle, di trovare una costruzione finale. Nessuno l'ha trovato, nessuno, dicono che sono vicini, ma nessuno l'ha trovato. Per migliaia e migliaia di anni, quindi già pensare a questi costi, porterebbe, se dovessimo pagare noi questi costi, figuriamo quanto costerebbe il kilowatt nucleare. Ma il fatto che il kilowatt che è assolutamente non conveniente, e per far vedere questo basta un indizio indiretto. Voi dovete pensare che il nucleare è entrato, è cominciato come dal punto di vista militare, perché quando hanno scoperto la fissione, che si poteva essere la fonte dell'energia, i militari che erano risolti, perché sai, i tempi giusto prima della guerra che erano risolti, erano gli unici che potevano finanziare un progetto così complicato come è il progetto. Era allora che c'erano scarse tecnologie. Voi dovete pensare che il progetto Manhattan, quello per ricavare l'uranio adatto per una bomba, cioè bisogna arricchire l'uranio, scavare, eliminare, arricchire l'uranio e così via, tutto il complesso impiegava 600.000 persone, tutto il comparto, quindi era un enorme sforzo, che alla fine della guerra ha pensato che bisogna cercare di trovare uno sbocco civile, perché se non troviamo uno sbocco civile e non realizziamo un'economia di scala che riduca i costi, siamo fregati. Quindi così è nato il livello civile, così è nato l'impegno civile dopo la guerra, per poter utilizzare questo enorme complesso. Quando mi dicono che il civile è legato al militare, ma non è perché c'è la proliferazione, quella è una balla, perché il ciclo industriale ha bisogno di una commercializzazione, se no non si tiene in piedi. E infatti il civile e il militare sono andati insieme su due gambe, fino a 1989, fin quando si costruivano testate, e Angelo giustamente ha detto c'erano decine e decine di migliaia di testate, e contemporaneamente si costruiva, quindi questo apparato industriale, le centrali, questo apparato industriale poteva stare su queste due gambe, civile e militare, e allora ci va a essere ancora abbastanza vantaggioso. Quando la gamba militare è finita, perché nel 1989 è finita la gamba militare, non hanno più costruito bombe, o ne hanno costruite molto poche, e hanno cominciato a smantellare una parte con gli accordi di quelle che avevano, il civile senza quella gamba è morto, non hanno più costruito una centrale. 438 erano il numero di centrali che erano, 435 che erano attive nel 1989, 440, 42 sono attive oggi. E lì ci sta ancora, è mascherato l'effetto, perché ci sta anche quelle che hanno costruito l'India e la Cina, che siccome stanno facendo il loro arsenale militare, hanno bisogno di costruire anche il civile. Quindi ci sono, lì in quel numero ci sono anche quelle che necessariamente hanno costruito Cina e l'India. Quindi questo è l'elemento indiretto, che al di là delle cose, freghiamoci di quello che ci dicono di quanto costa il kilowattore nucleare. Questo è il dato che dimostra che non è conveniente, perché nessuno ne costruisce più, perché non è conveniente farlo. Infatti adesso ne costruiscono, dico qualcuno ne costruiscono, ma quelle che costruiscono sono costruite perché bisogna mantenere attiva la tecnologia, non è che possiamo dire, siccome hanno una rilevanza militare,
non è che possiamo dimenticarci delle cose, quindi ogni qualche centrale ogni tanto bisogna fare. E perché l'Italia li fa? Quindi l'Italia è l'unico paese che dichiara di farle per ragioni energetiche, perché vogliono soddisfare il bisogno energetico. Gli Stati Uniti ne stanno pubblicando, hanno cominciato a costruirne una, figuriamoci, ce l'hanno 100, 104, ne costruiscono una, mi pare che ne costruiscono per aumentare, per soddisfare il contributo energetico. La Francia ne costruisce una, mi pare per questo, chiaramente no. Quindi l'Italia è l'unica che lo dichiara, e sappiamo benissimo chi ci sta dietro, ci sta dietro la speculazione, ci sta dietro coloro che pensano di utilizzare le grandi opere, la speculazione delle grandi opere, quelli che hanno fatto la Maddalena, che vogliono fare il ponte di Messina e così via, è solo un fatto bassamente speculativo, che tra l'altro avrà come controparte una cosa molto grave, avrà come controparte la gravissima cosa che è quella che sottrae capitale all'unica cosa importante da fare, ed è sviluppare le tecnologie relative alle risorse rinnovabili, la tecnologia del voltaico, la tecnologia dell'eolico e così via, diciamo. Sottrarrà capitale, per cui noi, se le cose andranno avanti, speriamo di no ovviamente, ci troveremo a dover, anche in quel caso in cui eravamo abbastanza avanzati, abbiamo il sole in casa, a dover importare le tecnologie altrui. 5 minuti. Vabbè, volevo dire, per quanto riguarda i rischi, molto è stato detto, diciamo, forse posso in qualche maniera saltare il discorso sui rischi. Voglio solo dire una cosa, il rischio di Chernobyl è stato calcolato, fu calcolato nel 1975 dalla famosa commissione Rasmussen, che fu incaricata dal governo americano di fare questo conto, e questa commissione Rasmussen terminò i lavori con questo numero, dicendo che un evento tipo Chernobyl aveva la probabilità di un evento su 1 milione di anni reattore. Quindi un reattore nucleare sarebbe dovuto funzionare per 1 milione di anni perché si verificasse un evento di Chernobyl. Benissimo, se ne sono verificati due, forse 2,5 se ne sono verificati in 20.000 anni di funzionamento reattore. Questo dimostra che questi calcoli sono talmente complicati da fare, c'hanno tante cose aleatorie che danno dei risultati assolutamente sbagliati. Ma comunque, guardando quello che succede a Chernobyl, guardando quello che avviene, è vero che la probabilità è bassa, però l'evento è talmente catastrofico che il prodotto di lume è una cosa totalmente inaccettabile, diciamo, no? La gente chiede, ma le centrali che vogliono costruire in Italia, queste centrali, sono effettivamente diverse da quelle che sono state costruite per Fukushima e diciamo Chernobyl, ma hanno lo stesso, esattamente la stessa struttura di funzionamento, solamente diciamo qualche implementazione negli impianti di sicurezza, e quindi hanno una probabilità minore, ma comunque la probabilità che avvenga esiste comunque, ed è diversa da zero, quindi è una ragione ovviamente per non fare questo. Naturalmente poi tenete conto che ci sono infiniti, moltissimi incidenti di lieve tipo, dei livelli, sapete che sono classificati in 8 livelli gli incidenti sulle centrali, i primi livelli ce ne sono di continuo, io qua ne ho classificati per un anno ci sono stati una cinquantina di incidenti, quindi questi incidenti sono quelli che provocano un aumento maggiore della radioattività all'esterno delle centrali, e quindi provocano quello che avete sentito un momento fa, provocano un'incidenza di tumori molto maggiore. Adesso voglio passare alla conclusione, voglio dire questo. Questa nostra struttura sociale, questo modo di organizzare la produzione, di organizzare i rapporti sociali, che ha una inevitabile
inarrestabile tendenza alla espansione in un mondo che in effetti è finito e provoca dei danni anch'essi in espansione, in aumento sul territorio, provoca una sempre in espansione consumo delle risorse rinnovabili, non rinnovabili nel mondo. Questo sistema è un sistema che sta entrando in rotta di collisione con l'ambiente, con un ambiente finito, con l'ecosistema, con la biosfera, con tutto quello che c'è intorno a noi. E quindi bisogna assolutamente riuscire a contrastare questo movimento. Ora, siccome quel sistema, in questo sistema è praticamente impossibile fermare la crescita, un sistema che ha la crescita nel suo DNA, è chiaro che l'unica cosa che si può fare, l'unico sbocco è quello di modificare il modello di sviluppo. Questo sistema ha portato dei traguardi importanti, pur avendo fatto dei danni enormi. E noi dobbiamo utilizzare questi traguardi che sono stati, a cui siamo arrivati, utilizzare questi traguardi, ma utilizzarli in un mondo nuovo, in una struttura sociale nuova. E questo è un fatto che non possiamo sottrarci. Se non fermeremo prima questa tendenza a moltiplicare i danni, a moltiplicare la produzione, a moltiplicare i consumi, se non fermeremo prima, siccome è in rotta di collisione con l'ambiente che ci abbiamo intorno, la finitezza dell'ambiente, succederà che arriveremo a un collasso, e a un collasso che sarà veramente drammatico. Quindi bisogna impegnarsi a fermare e nel mondo ci sono, il sistema produttivo attuale è un sistema produttivo che ha la possibilità di soddisfare alle tendenze primarie di tutta la comunità umana, solo bisogna riuscire a trasformare questi rapporti sociali e soprattutto a ridistribuire il prodotto sociale e ridistribuirlo con un meccanismo diverso da quello che è il mercato. Quindi questa è la ragione per cui bisogna lavorare per fare questa transizione, la transizione da un sistema sociale a un sistema sociale differente. Salve, buongiorno a tutti. Io non sono uno studioso, un accademico, un esperto. Io sono per definizione un giornalista che ha come presupposto quello di non conoscere, di non sapere. E infatti questa lunga inchiesta che abbiamo fatto, che poi ancora dovrebbe avere degli sviluppi, è iniziata proprio da un incontro casuale durante una riunione che facevano gli scienziati contro la guerra, una riunione, devo dire, di cui ho un brutto ricordo, non piacevole, dove c'erano molte persone che parlavano senza dire cose particolarmente interessanti, eccetto una, che il qui presente professor Baracca, che mi si avvicinò, mi ricordo, l'ho anche scritto nel libro, suggerendomi di occuparmi di un argomento di cui non sapevo nulla, dell'esperienza Frascati sulla fusione fredda, che aveva avuto buoni risultati ma era stata bloccata. Di tutta quella riunione io ricordo solo questo di interessante, perché tutto il resto erano cose già dette, molto ideologiche, poco scientifiche, come penso io. E dunque, quando tornai tranquillamente con i miei colleghi, disse: perché ho un mio collega molto bravo che si chiama Angelo Sasso, disse: perché tu non ti occupi di questo fatto qua? E lui disse: adesso vediamo, è stato un po' molto bravo, ma un po' lento, e perché analizza tutto minuziosamente. E in effetti quel filone lì era molto interessante, perché si capiva che avevamo raggiunto i risultati, avevamo dimostrato che c'è un evento nucleare, perché di questo si tratta. Durante la fusione fredda avevamo dimostrato la presenza di un isotopo che dimostrava questo, e la cosa aveva raggiunto la replicabilità dell'esperimento, era stata bloccata. Questa cosa non aveva una spiegazione, noi siamo abituati ad andare, anzi noi cerchiamo delle persone che sanno
ma non possono parlare. Generalmente ci troviamo di fronte a moltissime persone che parlano ma non sanno nulla. Le persone che sanno e non parlano sono per noi proprio sono quelle che un giornalista che fa il suo mestiere nasa col fiuto, che sanno qualche cosa, per cui si crea subito un interesse appena capisci che c'è qualcosa ma non si può parlare. E allora insistevamo cercando di farci spiegare qual era il motivo per cui questa cosa non andava avanti, e ci dissero di parlare con un'altra persona qua presente, con questo fisico molto bravo che è Emilio Del Giudice, che in realtà ci spiegò in maniera molto comprensibile anche per noi che, ripeto, siamo ignoranti, che cosa era successo, come avveniva il processo fisico e quali erano le ragioni per cui questa scoperta doveva essere affossata. Ed è una cosa abbastanza inusuale in fisica, perché la fisica è piena di errori. Fermi prese il Nobel per un errore, perché si sbagliò, disse di aver scoperto due particelle che aveva chiamato una, adesso non mi ricordo, forse voi ve lo ricordate, ausonio di sferio, che non era vero, non esistevano, erano soltanto due frammenti del nucleo. E Emilio ci raccontava che questo errore non era in realtà un errore. Gli ha dato comunque il Nobel, che è un buon motivo per scappare dall'Italia. E Fermi aveva scoperto la fissione, ma non poteva raccontarlo. E allora, come spesso succede nella fisica, perché la fisica ha un'importanza dal punto di vista militare enorme, si pretende di fare degli errori e poi si prende pure il Nobel per questi errori, e poi in realtà è un'occasione per andarsene dall'Italia e poi fare le cose seriamente da un'altra parte e mettere a buon frutto quello o a cattivo frutto, in quel caso penso la bomba nucleare, quello che è stato scoperto. Bene, gli errori non sono un problema in fisica, la fisica vive di errori. Quello che non si capiva è perché l'errore che poteva essere stato commesso durante l'esperienza della sperimentazione della fusione fredda fosse stato bloccato, fosse stato screditato, fosse stato così tanto screditato che ormai non è più possibile neanche fare un brevetto sulla fusione fredda, perché nessuno concepisce che questa fusione fredda sia qualcosa di così credibile da avere il diritto a un brevetto. Bene. Questo, ci sono raccontato questo perché? Perché da lì noi abbiamo cominciato abbastanza distante da quello di cui stiamo parlando oggi. Poi, e questa attività che facciamo in questo gruppetto di 5 persone che fanno le inchieste a Rai News 24, ci capitò, in realtà non capita mai niente, perché eravamo noi che andavamo sempre a leggere nei giornali più lontani possibile. In quel caso era un giornale in inglese che veniva pubblicato in Libano. E c'è una piccola notiziola, e noi ci abboniamo, ci arrivano tutte queste notizie, guardiamo velocemente, poi il contenuto non lo possiamo vedere perché sono a pagamento, per cui noi guardiamo solo il sommario. E c'è una piccola notiziola che diceva: scoperto il cratere radioattivo a Qiyam, che è una città del sud del Libano. Eravamo nel 2006, c'era appena stata la guerra tra Israele e il Libano, sostanzialmente, attaccavamo di Hezbollah, ma in realtà abbiamo bombardato tutto il Libano. Bene, c'era questo cratere radioattivo. Questa cosa era una cosa molto strana. Com'è possibile che ci sia un cratere radioattivo? E allora, con una serie di stratagemmi, perché in Libano non ci volevano mandare perché era una zona di guerra, noi avevamo fatto il corso per le zone critiche, però dicevano che potevano andare solo a Beirut, ma non da altre parti. Insomma, ci siamo inventati un modo per arrivare lo stesso sul posto. E in realtà era un cratere radioattivo. Abbiamo intervistato due ricercatori inglesi che avevano prelevato dei campioni e avevano portati a fare analizzare, e la radioattività che c'era sul luogo era 800 nanosievert, che è sensibilmente radioattiva, pericolosamente radioattiva. Cosa voleva dire questo? Per noi era un mistero, per cui aveva cominciato a chiedere in giro, abbiamo tempestato la Denimo, che era l'unica che voi conoscete, che era in grado di darci una spiegazione. Ci siamo inventati anche un piccolo corso sulla radioattività per capire di cosa stavamo parlando. La NEA ci ha fatto un breve corso sulla radioattività e anche loro non capivano bene qual era la spiegazione di questa radioattività, perché insomma non possono bombardare con una bomba all'uranio arricchito, sarebbe troppo costoso. I danni che aveva provocato erano grossi, molto forti, ma non assolutamente non comparabili con una bomba nucleare di tipo classico.
E ragionando su questo siamo arrivati alla conclusione, soprattutto con l'aiuto di questi fisici di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè Emilio del Giudice, siamo arrivati alla conclusione che era stata utilizzata una bomba nucleare di tipo diverso, che non aveva bisogno della massa critica. La massa critica è quello che caratterizza la bomba nucleare, perché voi o avete una esplosione enorme, o se no non la potete avere un'esplosione nucleare se non c'è la massa critica. Ed è stato uno dei problemi principali, molto complesso da tutti i punti di vista, non voglio entrare in un campo che non è mio, ma è stato molto difficile risolvere il problema di arrivare a quegli 8 kg più o meno, 7-8 kg che sono necessari per innescare un processo a catena. Il fatto che si sia riusciti a trovare un processo fisico che non aveva bisogno della massa critica era una conseguenza logica dei fatti. Erano stati mandati degli ordigni, tra l'altro non a caso avevano prima bombardato la postazione delle Nazioni Unite, che era a poche centinaia di metri dal luogo che hanno bombardato, e poi hanno utilizzato almeno due ordigni che avevano queste forti caratteristiche di una forte radioattività. I ricercatori inglesi ci confermavano che era uranio arricchito. Continuando a parlare, da una parte andavo a pranzo in mensa e c'era il mio collega che si occupava della fusione fredda, e dall'altra parte gli altri due colleghi che si sono messi a intervistare questi ricercatori inglesi che parlavano di questo. Dopo un po' abbiamo cominciato a ragionare e ha detto: ma stiamo parlando della stessa cosa? Ed Emilio del Giudice ci ha sostenuto su questo. Siamo andati da lui e lui ci ha detto: ma esattamente questo è il segreto che ha fatto sì che la fusione fredda fosse affossata. La fusione fredda, e ci ha raccontato un episodio emblematico per farci capire questo, la fusione fredda veniva, o meglio, il processo di fusione con l'idrogeno e veniva studiato anche in maniera attenta da Edward Teller, un fisico americano che ha ispirato il famoso dottor Stranamore, il personaggio più diabolico, più odiato anche dagli scienziati che hanno partecipato al progetto Manhattan, perché quello più vicino ai militari, più competitivo, più aggressivo. Quello che accusò Oppenheimer di essere membro del Partito Comunista, per cui gli tolsero la possibilità di continuare a lavorare al progetto Manhattan. Bene, e questo fatto di avere superato il problema della massa critica ci ha fatto sospettare che fossero utilizzati nei campi di guerra degli ordigni nucleari di piccolissime dimensioni, di piccole dimensioni. Questo fatto oggi ha delle conferme tragiche. Da Fallujah arrivano informazioni su malformazioni alla nascita, un aumento enorme di malformazioni alla nascita che è maggiore di quello che è successo tra le persone che sono sopravvissute all'esplosione di Hiroshima e di Nagasaki. Dati che sono assolutamente preoccupanti, ma vengono tenuti in qualche modo nascosti, lontani, non fanno parte del mainstream dell'informazione, non arrivano al grande pubblico. Sono foto che, se voi le vedete, sono mostruose, e c'è una sequenza di 85 bambini nati malformati che è soltanto spaventosa. Questo da Fallujah non sta arrivando nulla di solido. Sono un giornalista della BBC, è riuscito a fare un lavoro molto preciso su questo argomento, ma la stessa cosa sta succedendo, e mi è stato riferito da gente che lavora a Kabul, la stessa cosa sta succedendo in Afghanistan. Ci sono, col passare del tempo, l'emergere di malformazioni e di patologie mostruose che sono tipiche dell'esplosione nucleare. Siamo dunque arrivati a questa conclusione, e su questo, dal punto di vista teorico, Emilio del Giudice ci ha raccontato, è riuscito a spiegarci qualcosa che ci permetteva di capire qual era il motivo. Se invece di caricare il palladio con l'idrogeno, gli isotopi dell'idrogeno, caricato l'uranio, si arriva a una certa soglia oltre il quale si verifica un fenomeno nucleare tale da provocare
una liberazione di energia che innesca un processo di fusione, di fissione. Poi la racconterai tu in maniera più precisa, perché non voglio, ripeto, occuparmi di cose che non mi appartengono. E questo racconto è stato in realtà confermato da almeno due fatti. Uno, un'intervista che abbiamo fatto a Fleischmann, che ci ha raccontato che in effetti lui, dopo l'annuncio della fusione fredda, aveva deciso di farsi operare perché aveva moltissimi microtumori all'intestino, una malattia abbastanza rara e incomprensibile. Doveva prendere l'aereo per arrivare a San Francisco, poi da lì andare a Londra. L'aereo ritarda inspiegabilmente di un'ora, è costretto ad arrivare a San Francisco ed è costretto a trovare il primo albergo che gli capita. Va a Union Square a prendere il primo albergo che trova. In questo albergo, appena entrato, un albergo dove neanche lui sapeva di andare, appena entrato suona alla reception il telefono, è una telefonata per lui, e dall'altra parte c'era Edward Teller. Una telefonata in quel momento voleva solo dire due cose: ti stiamo seguendo e stiamo lavorando sullo stesso argomento che su cui stai lavorando. Gli chiese delle banali informazioni, fece gli auguri per questa sua operazione, ma questo era l'episodio che fece capire a Fleischmann i veri motivi per cui la sua scoperta era da dimenticare, era da cancellare, nessuno poteva più lavorarci. Questa intervista che mi ha fatto Fleischmann con questo racconto ci ha poi costretto a ragionare e a raccontare l'intera storia, e abbiamo preferito raccontarla come fosse un romanzo. Sono tutte interviste vere quelle che riportiamo, abbiamo cercato di riportarle proprio in corsivo per dare la precisa visione a chi legge questo libro che abbiamo fatto, cosa viene dalle interviste e cosa invece è narrazione. E siamo arrivati a questa deduzione: non si tratta di un ordigno e basta, un ordigno atomico, si tratta di tre diverse, noi li chiamiamo pallottole. Da una parte abbiamo la cosiddetta pallottola d'uranio impoverito, che in realtà l'uranio impoverito esiste, però l'uranio impoverito non entra nel reattore nucleare. L'uranio impoverito è il resto della trasformazione in gas dell'uranio e della sua centrifugazione, ma non entra nei reattori nucleari. Quindi l'uranio impoverito esiste, ma non viene utilizzato per fare le pallottole. E la pallottola d'uranio impoverita è una descrizione verosimile di una pallottola che in realtà non è quella che viene usata. Quella che viene usata è una pallottola che viene prodotta dalle scorie nucleari, quindi fortemente radioattiva. E perché viene usata? Perché permette una liberazione molto forte per un processo fisico che mi è stato di nuovo spiegato, io forse è meglio che parli tu direttamente, così grazie direttamente, ma che è questo effetto Bridgman che permette la fratturazione di nanoparticelle sotto pressione e torsione dell'uranio. Infatti, come guardate, gli ordigni all'uranio, il cosiddetto uranio impoverito, hanno una sorta di cupola che dovrebbe riflettere il calore e una punta fatta di uranio che quindi impatta, viene sottoposto a forti pressioni, si frantumando si libera quell'energia che è nucleare, perché 3.000-4.000 gradi di calore non possono essere spiegati con nessun altro effetto di esplosivo che non sia nucleare, e libera quelle nuvole di materiale di nanoparticelle radioattivo che sono una vera e propria bomba sporca. Dietro la storia dell'uranio impoverito si è nascosto una pallottola, ha nascosto quell'altra. Si è parlato delle pallottole dell'uranio impoverito, ma non erano pallottole dell'uranio impoverito, erano pallottole dell'uranio sporco. L'utilizzo delle pallottole dell'uranio sporco servivano a fare quello che era già stato programmato nel 1943, cioè abbiamo scoperto questo memorandum che è stato mandato da Conan, che è un personaggio importantissimo nella storia americana, è stato rettore dell'Harvard University, e per 20 anni, ed era assolutamente un personaggio principale in tutta la ricerca militare in America. E in questo memorandum
raccontavano appunto l'esperienza che stavano facendo sulle armi radiologiche, quelle sporche, perché pensavano che i tedeschi potessero arrivare a utilizzare delle armi che producevano polvere radioattiva, e proprio in base a quello avevano già specificato le patologie che sarebbero create, avevano già individuato il valore di quest'arma, che non era sensibile ai cinque sensi, che era così, che provocava delle particelle così minuscole che sarebbe stato impossibile bloccare. Quindi ci sono almeno tre pallottole, una quella al cosiddetto uranio polverito, la seconda quella reale, che è utilizzata sui campi di battaglia, che è all'uranio sporco, e la terza è la mini nuke. Durante la prima guerra del Golfo si è verificata, è stata utilizzata una bomba nucleare di 5 chilotoni a 20 km di distanza da Basra. Siamo scervellati per trovare una conferma a questa notizia, e l'abbiamo trovata, abbiamo fatto un'analisi sui dati sismologici di quel periodo, e abbiamo visto, e questa è una cosa abbastanza strana, abbiamo visto che ci sono almeno 3 episodi sismici durante quel periodo di guerra, e quello più bizzarro, appunto, quello avvenuto l'ultimo giorno della guerra in una città che era sotto bombardamento, ed è esattamente di 4.2 scala Richter. Per noi è stata una conferma che ci ha permesso di mandare in onda questo servizio. Ma la cosa strana è che c'erano degli altri episodi di questo genere di 5 pilotoni. 5 pilotoni, e se voi trovate le tavole di confronto pilotoni scala Richter, scusate, 5 scala Richter, se voi fate il confronto tra 5 scala Richter e pilotoni, scoprire che sono 35 pilotoni. Quindi è qualcosa più potente della stessa bomba di Nagasaki. E stiamo parlando, perché è interessante il periodo, perché è esattamente dopo la caduta del grande oppositore dell'Unione Sovietica, l'avversario che legittimava la scalata sempre per ordini più potenti, che poi diventavano totalmente inutilizzabili, era pura deterrenza. Con la prima guerra del Golfo cambia la politica. Ufficialmente James Baker, il segretario di Stato americano, conia questo termine Total Ambiguity Doctrine, che significa: noi non garantiamo di non usare le bombe nucleari, ma non vi avvertiamo neanche se le useremo oppure no, e comunque non diremo mai la verità su questo argomento. Infatti noi abbiamo chiesto al Pentagono, ed è una cosa che era doverosa per un giornalista sapere se risultava l'utilizzo di una bomba di questo genere durante la prima guerra del Golfo, la risposta che ci è stata data è: in quale giorno? Che è abbastanza bizzarra, perché verrebbe da supporre che l'abbiano usata più di una, come comincia a pensare ora che io fosse ancora una volta ho peccato di timore. Ho detto: Coca-Cola si riesce a dimostrare che ne ha usato una, ma probabilmente ci sono segni che potrebbero confermare se viene poi ritrovato. Per fare un'analisi seria bisognerebbe andare su luogo e trovare il cesio o altri elementi di fissione, per essere certi. Quella come data del 27 di febbraio è abbastanza, come dire, eccezionale che si verifichi una strana coincidenza, che proprio l'ultimo giorno di guerra nella città che viene bombardata c'è una scossa di terremoto della stessa intensità di quella che un veterano mi racconta che è stata una bomba nucleare. Però i dati che sono terrificanti sono quelli che sono stati presentati dal medico che dirigeva la clinica oncologica di Basra, che dimostra che da 6 tumori all'anno sono arrivati a 600 tumori all'anno nel giro di pochi anni. Nel 2002 erano arrivati da 6 tumori all'anno, decessi annui per tumori, da 34 a 600 all'anno, che è un dato. Non so se fosse un po' di meno, dal 91, dal 91, cioè 9 anni. C'è un dato che lascia perplessi, molto, molto perplessi. E le cose che si vedevano erano esattamente quelle che raccontava Baracca, cioè tumori che colpivano bambini di pochissimi anni, ed erano, sono casi rarissimi, e lì erano invece molto presenti. Bambine che morivano per tumore all'ovaie
sotto i 10 anni, una cosa assolutamente rara, rarissima. E questi sono gli stessi dati che escono da alcune ONG che stanno lavorando in Afghanistan su questi argomenti e da Fallujah. Il fatto che per la prima volta la NATO affermi e insiste nell'affermare che non vengono utilizzate armi all'uranio impoverito in questa operazione, se fosse vero sarebbe un piccolo gradino in più. Potremmo cercare di far sì che, siccome stanno lottando contro la radioattività provocata da incidenti nucleari, non si capisce perché dobbiamo portarla quando andiamo a portare la libertà nei paesi sottoposti a dittatura. Quindi credo che ci possano essere dei segni positivi. Non c'è la certezza, siccome ad Aviano ci sono 10 aerei A-10 che sono quelli che sono stati utilizzati anche nell'operazione Odyssey Down, quella fatta dagli americani e dagli inglesi, e sono stati passati nelle forze dell'operazione NATO. Bisogna stare molto attenti e osservare con grande accuratezza cosa stanno combinando con gli aerei ad Aviano, perché da lì possiamo avere la certezza o meno se vengono utilizzati oppure no. E abbiamo raccontato tutto questo come un romanzo, perché pensiamo che se dovessimo fare un libro dettagliato di tutto questo, diventerebbe estremamente pesante ed estremamente anche doloroso da affrontare. Quindi abbiamo cercato di fare qualcosa di più divulgativo che possa essere conosciuto e affrontato in maniera più leggera. Stiamo ancora lavorando su altri argomenti, ma ne parleremo poi dopo. Questo è tutto, grazie. Dunque, io arrivai a Milano al Dipartimento di Fisica nel 1976 ed era lì in funzione, in una costruzione che stava nel cortile, un ciclotrone dedicato all'accelerazione di particelle nucleari per studiare reazioni nucleari di bassa energia, cioè non particelle elementari ma fisica nucleare. Questo ciclotrone era l'orgoglio del Dipartimento, perché non era stato comprato ma era stato fatto in casa dai fisici, quindi, e in particolare dai tecnici, erano i tecnici che lo consideravano proprio come motivo di orgoglio. E questo funzionava dal 63 e poi è stato smantellato nell'85. Quindi in questi 20 anni è stato in funzione. Il ciclotrone era sistemato in modo tale che il fascio di ioni accelerati che usciva dal ciclotrone era diretto verso la direzione del pian terreno dell'edificio principale, dove adesso c'è la biblioteca e allora invece c'erano degli studi. Bene. Allora, una piccola indagine oncologica. Negli anni precedenti la mia venuta, così mi dicono, che soltanto una persona, membro dell'istituto, era morta di cancro. Negli anni precedenti. Nel corso degli anni tra il 1984 e il 1990 sono morte 10 persone di cancro. Dopo il 1990 ne è morta una sola. Quindi c'è stato un picco. Però c'è un'altra caratteristica. Le 10 persone morte tra l'84 e il 90 erano tutte sole le persone che avevano il loro ufficio a pian terreno. Cioè, capite? Quelli si sono trovati per un certo numero di anni, a seconda della loro anzianità, sotto il tiro degli ioni che uscivano dal ciclotrone. Normalmente il ciclotrone non è una centrale nucleare, quindi la radioattività, chiamiamola così, indotta, provocata dal ciclotrone, dai tecnici della sicurezza nucleare sarebbe considerata bassa. E infatti tale era a tutti gli effetti. Però sarà una casualità, ma questa bassa radioattività ha determinato il decesso per cancro delle persone che occupavano, avvenuto negli anni successivi, delle persone che occupavano gli uffici a pian terreno
degli uffici. Naturalmente in questi casi, e questo è l'elemento propagandisticamente usato dall'industria nucleare, le morti nucleari non sono come le morti per esplosione o per schiacciamento, come al Vaillant che trabocca il bacino della centrale e istantaneamente muoiono 2000 persone. Là c'è una connessione diretta, quindi il rapporto di causa e effetto si stabilisce dopo. La radiazione nucleare ha queste caratteristiche. Uno, non si vede a occhio nudo. Secondo, produce i suoi effetti dopo un certo tempo. E uno dice, vabbè, ma la gente si sa che c'è il cancro, e muore di cancro. Dice, ma come mai solo quelli? A questo punto escono le leggi della probabilità, che dice, vabbè, è stato sfortunato, chi lo sa. Insomma, se vi chiedo, ma dammi la prova che quello è morto, e voi non gliela potete dare, per cui esce la favola. Finora, mentre le centrali idroelettriche hanno provocato migliaia di morti a Vaillant, eccetera, mentre le centrali a gas, non so, queste esplose, se visti i cadaveri stavano stesi per terra, le centrali nucleari non hanno ammazzato nessuno, tranne quello, il caso di Chernobyl, che secondo là c'è stata un'esplosione, un certo numero di persone sono morte per questa esplosione. Però quelle che sono morte di radiazioni nucleari vengono negate, uno non facendo gli studi epidemiologici. Per esempio, questa che vi ho citato adesso, del Dipartimento di Fisica di Milano, non è un dato ufficiale, è quello che consta a me. Dice, ma possibile che dei 10 morti, cioè uno prima, adesso, 10 morti che includevano il direttore del ciclotrone, notare bene, che è morto anche lui, il quale diceva che era tutto sicuro, tutto a posto, e lui è stato uno dei primi a morire. E poi anche la sua segretaria, poveretta, era una donna simpaticissima, tutti morti, e stavano tutti lì. Secondo caso, io sono abbastanza vecchio per ricordare che negli anni 50, quando uscirono i primi sottomarini nucleari, tutte le marine del mondo fecero un battage terribile, che questa era l'arma del futuro. Le flotte potevano essere fatte esclusivamente di sottomarini nucleari, e c'era una pressione sui giovani più brillanti e ambiziosi perché si arruolassero nel corpo dei sottomarini nucleari, cosa che immagino, qua non ci sono dati, ma immagino sia avvenuto. Poi una curiosità, io ho il mio hobby pornografico è la letteratura militare. E ci stanno le riviste militari che portano intanto alla composizione degli stati maggiori, almeno la parte nota. Verso il 1990 mi venne la curiosità di dire, ma negli stati maggiori delle marine, pigliamo solo quella americana e quella sovietica, a quell'epoca c'era ancora l'Unione Sovietica, si stava nella fase di trapasso, negli stati maggiori, quanti ammiragli ci sono che vengono dai sottomarini nucleari? Certamente debbono essere rappresentati, perché certamente all'atto dell'arruolamento i giovani più brillanti, più intelligenti, più capaci, più ambiziosi, più sgomitanti, eccetera, avranno accolto la pubblicità e si saranno arruolati nel corpo dei sottomarini nucleari. Benissimo, la risposta era neanche una. È vero, c'era l'ammiraglio Rickover, quello che ha progettato il Nautilus, il primo sottomarino, ma lui, se guardato bene, non ha mai messo piede in vita sua in un sottomarino nucleare. E quindi, in questo è. Ma di ufficiali che avevano prestato servizio sui sottomarini nucleari, nessuno era arrivato al grado di ammiraglio. È capitato che un anno fa sono andato per un congresso in Russia e il collega che mi aveva invitato mi ha invitato a cena a casa sua, e a casa sua c'era un ospite che in questo periodo fa l'uomo d'affari, che però ha un passato, ha comandato un sottomarino nucleare. Non vi dico l'attrazione che aveva per me, data la mia tendenza pornografica su questo, uno che ha comandato un sottomarino che aveva 17 missili nucleari a bordo, con 3 testate l'uno, quindi aveva 51 testate nucleari, tutte dipendenti da lui. Cioè lui da solo avrebbe potuto radere al suolo l'Europa occidentale. Pensate che prestigio. Allora
io gli ho chiesto di questa mia osservazione e lui mi rispose, sa cosa dicevamo in marina? C'era questa battuta, sapete come si riconosce un membro del corpo dei sottomarini nucleari? No, è fosforescente la notte. Erano morti tutti, infatti lui ha detto io ho prestato servizio solo per 5 anni e poi mi sono dimesso dalla marina e ho passato un altro mestiere. Cioè, perché? Perché la gente moriva. Cioè, e il numero di morti era molto elevato e non ci sono statistiche, semplicemente per non incoraggiare, cioè mantenere la gente nell'ignoranza. No, perché sapete qual era la preoccupazione maggiore delle marine? Questo me lo disse un ufficiale, quella di essere seppelliti da una valanga di richieste di pensione per causa di servizio. Per cui loro dovevano dire che era tutto sicuro e invece c'è stato. Ma questo è avvenuto, mi dicono, anche nell'esercito degli Stati Uniti in conseguenza degli esperimenti nucleari nel Nevada negli anni 50. Esperimenti nucleari che, secondo me, se si applicassero a tutti i paesi i criteri applicati a Norimberga ai soli tedeschi, quegli esperimenti dovevano essere un argomento sufficiente per far sedere a Norimberga gli alti dirigenti del governo americano dell'epoca, perché l'esperimento mirava ad accertare gli effetti di esplosioni nucleari sul campo di battaglia su truppe ivi presenti. Quindi loro schierarono a distanze variabili dal centro dove, cioè, la bomba veniva messa in un certo punto e poi a distanze opportune venivano scaglionate le truppe in trincee e vennero usate 45.000 soldati in questi esperimenti. Non si hanno ovviamente dati statistici che sono tenuti nascosti, ma un grandissimo numero di partecipanti a quegli esperimenti risulta che sia morto nei 15 anni successivi. Ultima notizia, poi chiudo con l'epidemiologia, così. Ma tanto il mio compito è quello di invadere settori non di mia competenza. Prima, allora si chiamava pila atomica, come sapete, venne costruita da Enrico Fermi e i suoi collaboratori nel 1942 sotto le gradinate dello stadio di Chicago. 10 anni dopo, di tutti i partecipanti a quell'esperimento ne erano in vita soltanto 2. Gli altri, Enrico Fermi incluso, erano morti. Enrico Fermi è morto di cancro all'intestino, ed era un cancro molto esteso, nel 1954, all'età di 53 anni, 12 anni dopo l'esperimento di Chicago. E insieme a lui un certo altro numero di partecipanti. Quindi questo per dire che con le radiazioni non si scherza e questo è un fatto importante. Io 3 cose vi devo dire, una ve l'ho detta. Secondo caso, questo ovviamente non sono dati scientifici, non stanno le tabelle, questo fanno parte dell'esperienza comune. Vi potete dire, quello che ci hai detto può essere tutta una coincidenza, una casualità e non ha nessun valore scientifico. Dice, sarà, ma io sotto il tiro del ciclotrone non mi metto. Meglio. È uno. 2. Riprendo l'argomento che ci ha visti complici in questo crimine scientifico descritto nel libro. Dunque, mettetevi adesso nei panni di un militare. Ma questa bomba atomica non è un gran regalo che mi avete fatto, più che altro serve come arma di pressione diplomatica, perché con quest'arma o distrugge un'intera città o niente. E questo si può usare in casi estremi, ma non è che lo posso usare come arma normale. E sarebbe tanto bello avere un'arma che con un piccolo ingombro, un colpo di pistola che esplodesse con la violenza di una granata d'artiglieria. Questo sarebbe un significativo vantaggio, perché la potenza di fuoco della fanteria sul campo di battaglia viene incrementata. E cioè, ma come si fa? Perché purtroppo, come vi ha detto
Maurizio, l'arma nucleare ha questo difetto, che richiede una massa critica. Perché richiede una massa critica? Perché il fenomeno, allora, brevissima cosa, l'uranio consta di un certo numero di isotopi, di cui i più noti e i principali sono due. Uno, quello chiamato 238, perché il nucleo di questo è fatto da 92 protoni e 146 neutroni, quindi la somma dei due, i protoni e i neutroni pesano all'incirca uguale, e quindi sono 238 componenti. Quindi fatto uno, la massa di un componente, questo nucleo pesa 238. Questo nucleo non è fissile e quindi non contribuisce all'esplosione. Poi c'è un nucleo che ha tre neutroni di meno, e a causa di questi tre neutroni di meno la coesione nucleare è sufficientemente indebolita perché questo nucleo è fissile, e questo è l'isotopo 235. Dato che è fissile, è chiaro che nel corso delle ere geologiche si è consumato molto di più, per cui l'uranio naturale sulla Terra oggi è fatto per il 99,3% dall'isotopo 238 e solo per lo 0,7%, se preferite, il 7 per 1000, dall'isotopo 235, e poi tracce degli altri. Adesso, chi si rompe è il 235. Chi lo rompe? Il nucleo. Nella fisica nucleare convenzionale, i neutroni. Io mando un fascio di neutroni, questi urtano contro il nucleo e lo spezza. Sta bene. Però il neutrone è praticamente un punto materiale. La probabilità che un neutrone becchi un nucleo è bassa. In più ci stanno tutti gli urti inutili contro il 238. Allora, per avere una cosa che esploda, devo togliere di mezzo tutto il 238 o il più che posso. E quindi questo si chiama tecnicamente uranio arricchito. Arricchito della componente 235. Perché io, usando opportuni metodi fisici, ho avuto questa miscela fatta quasi esclusivamente del 238 e un pochino di 235, spazzo via il più che posso il 238, quindi quel 7 per 1000 lo faccio diventare 3%, 10%, 20%, fino al livello necessario per una bomba atomica, che è almeno il 90%. Quindi la strada dal 7 per 1000 al 90% è molto lunga, capirete, quindi molto costosa. E quindi fabbricare uranio arricchito, arricchito in modo significativo, beh, arricchire l'uranio è necessario in maniera che praticamente ogni urto è un centro e non ci stanno urti inutili contro un nucleo che non si rompe. Ma seconda cosa, la probabilità però di urto è complessivamente bassa, per cui bisogna prendere una quantità di uranio grande a sufficienza, per cui un neutrone prima o poi becca un nucleo e lo rompe. Ecco la ragione della massa critica, capite? E la massa, il valore numerico di questa massa, la massa critica si intende di uranio 235 almeno al 90%. Il valore di questa massa critica è un segreto militare, però, come tutti i segreti, è un segreto di Pulcinella, e sembra che si aggiri da alcuni chili. Tra parentesi, si dice che i tedeschi non abbiano perseguito questo programma di ricerca perché Heisenberg avrebbe fatto un errore di calcolo e invece dei chili avesse detto tonnellate. Vabbè, però questo credo sia una favola. Allora, in questo senso, allora la bomba atomica come funziona? Prendete tanti frammenti di uranio 235 quasi puro, li tenete separati, quindi separatamente sono al di sotto della massa critica e non esplodono. Quando è arrivato il momento del botto, questi frammenti vengono proiettati con un mezzo opportuno l'uno contro l'altro, poi si mettono insieme, quando raggiungono la massa critica, esplosione, la quale, essendo prodotta da 7 kg di uranio 235, è un bel botto. Per realizzare il programma del colpo di pistola che esplode come un colpo di cannone, uno dovrebbe poter produrre la fissione nucleare non anche al di sotto della massa critica. Per esempio, se io invece di usare 7 kg di uranio 235 ne usassi un grammo, allora 7 kg
esplodono con la violenza di 20.000 tonnellate di tritolo. È un grammo, fate la proporzione, e viene 7.000 volte di meno, quindi 20.000 diviso 7.000 è una cosa che esplode con la violenza di un po' meno di 3 tonnellate di tritolo, il che è un bel colpo, perché 3 tonnellate di tritolo è una grossa bomba d'aereo e il botto è provocato da un grammo di uranio arricchito. E allora come si fa? Cioè il gioco varrebbe la candela, ma come realizzarlo? Allora problema, ma chi l'ha detto che io debbo fare una collisione di particelle? Se per avventura io avessi un campo elettromagnetico, che è una cosa estesa, quindi non è una cosa puntiforme, una cosa estesa, che oscilli con una frequenza che sta nel range dei raggi gamma, quindi ha una frequenza, cioè, che corrisponde alle energie di legame di un nucleo, questo scossore coinvolge tutti i nuclei presenti all'interno di questo campo elettromagnetico e il nucleo non si rompe nel senso dell'urto con la collisione, ma diciamo si schioda, cioè le shell, le sottostrutture di cui è fatto il nucleo si separano come le lamiere di un'automobile sottoposta a una violenta risonanza e ho la fissione. A questo punto posso addirittura non usare l'uranio arricchito perché tanto stando lì il campo è esteso, da un robusto scossone si romperanno solo i nuclei di uranio 235 e quelli di uranio 238 non si rompono. Come risultato, e quindi mo capite da dove viene un depistaggio, un testimone che a esplosione avvenuta va sul campo di battaglia, vede i detriti di uranio, ne vede la composizione isotopica, in questo detrito che ha trovato, i 238 ci sono tutti e i 235 ce ne sono di meno perché un certo numero è stato fissionato. Che dirà? Questo è uranio impoverito. È impoverito perché ha meno isotopo 235 del normale. Allora questo si presta al depistaggio. Perché il militare dice, ah sì è vero, noi abbiamo usato l'uranio impoverito perché costa poco, perché c'è il potere penetrante, eccetera. E così maschera, con questa spiegazione, il fatto che loro non hanno usato uranio impoverito. Quell'uranio si è impoverito al momento dell'uso, perché un certo numero di nuclei dell'isotopo 235 si sono fissionati al momento dell'uso. Adesso, che questa non sia necessariamente una speculazione, lo dico su un fatto reale di cui sono stato testimone. Cioè io ho partecipato, come vi ha detto Maurizio, agli esperimenti sulla fusione fredda fatti a Frascati. E dopo questi esperimenti il catodo, quello che si caricava di deuterio, era formato da una strisciolina spessa 2 micron, perché noi dovevamo massimizzare l'effetto di superficie. Quindi erano delle strisce di palladio puro garantito al 99,99%, larghe 50 micron e spesse 2 micron. Ecco, allora, a esperimento avvenuto che aveva dato luogo sia alla comparsa di gas elio, quindi questa è la testimonianza, che c'era stata la fusione, che noi manda dentro il deuterio, esce l'elio, vuol dire che i nuclei di deuterio si sono fusi, hanno dato luogo al nucleo di elio, e in più c'era l'eccesso di calore, commensurato con il numero di nuclei di elio, quindi doppio controllo. Allora mandiamo i catodi a Pechino dal professor Li, il quale c'è un laboratorio attrezzato per fare l'analisi sia cristallografica, ma soprattutto la composizione, la spettroscopia nucleare del campione. Allora, all'esame fatto con una tecnica che si chiama SEM, la striscia appariva colpita da macchie di leopardo, cioè c'era una parte vergine dove non era successo niente, e quindi dove l'analisi sui nuclei dichiarava che il 99,99% dei nuclei era palladio. E questo ci ha dato la prova che
il venditore di palladio non ci ha frodato. Abbiamo verificato che effettivamente nelle zone vergini, e poi andiamo a fare l'analisi invece nelle macchie di leopardo, cioè in zone dove il reticolo era tutto dissestato, la struttura era completamente sconvolta, era la regione dove erano accadute reazioni nucleari, in ipotesi. Bene, il professor Lee ha trovato, il risultato è stato pubblicato, sta nella letteratura scientifica, che in queste regioni il 10% dei nuclei erano nuclei di nichel. Il nichel è mezzo palladio. Quindi che vuol dire? Che era avvenuta una fissione del palladio e si era spezzato. Siccome il palladio, la fissione del palladio è innocua, non libera energia e non dà luogo a frammenti radioattivi. Oltretutto, in questa tecnica la fissione in sé per sé non è radioattiva, perché mentre nell'urto col neutrone, il neutrone, come si dice a Roma, va andando coio a coio, quindi il nucleo si rompe in modo casuale nei due frammenti, quindi la probabilità che il frammento emesso sia all'equilibrio è zero, e quindi non essendo all'equilibrio impiega un certo tempo, dai minuti ai millenni, per andare all'equilibrio emettendo detriti nucleari o radiazioni, e questo è il fenomeno della radioattività. Invece nel caso nostro la rottura avveniva per scuotimento e quindi era improprio parlare di fissione, in realtà doveva parlare di schiodatura, quindi non lasciava frammenti in un senso immediato. Probabilmente questa deve essere stata la ragione per cui i militari progettisti di queste armi sono stati colti di sorpresa dai fenomeni di patologia osservata. Dicevo, questo è un fenomeno dove c'è solo rilascio di energia, non c'è rilascio di radioattività. Ma questi sono gli errori del pensiero immediatista, come dire, del pensiero lineare. Allora, l'eccesso di energia, in questo caso, in che forma è rilasciato? In forma di un campo elettromagnetico che ha la frequenza dei raggi gamma. E quindi, allora, che cosa accade? Accade prima il fenomeno della fusione fredda, cioè in cui i nuclei di deuterio si fondono, i nuclei di elio liberano energia. Questa energia è liberata a una frequenza dei raggi gamma, quindi è capace di rompere i nuclei del reticolo in cui il fenomeno sta avvenendo. Però, questo l'abbiamo dimostrato nella teoria, la frequenza del campo emesso scende rapidissimamente, per cui c'è un tempo brevissimo in cui c'è la frequenza dei raggi gamma, e fino a che non diventa luce visibile, raggi X, luce visibile, calore, eccetera, eccetera, e quindi energia poi utilizzabile. Questo è il quadro. A questo punto la domanda sorge spontanea, direbbe il vecchio Lubrano. Ma se invece del palladio noi usassimo l'uranio, allora c'è un bel botto. Perché il palladio, la fissione del palladio è innocua, ma la fissione dell'uranio no. A questo punto viene la scoperta maggiore. Chiedo a Fleischmann, ma l'uranio è capace di assorbire idrogeno e isotopi dell'idrogeno in quantità paragonabile a quante ne assorbe il palladio? E Fleischmann mi gela, che dice, sì, l'uranio ha una ospitalità, una ricettività verso gli isotopi dell'idrogeno doppia di quella del palladio. Dice, allora perché non hai usato l'uranio invece del palladio nei tuoi esperimenti? Tu mi volevi morto. Quindi Fleischmann era consapevole dell'esistenza di questo problema. E a questo punto viene un dubbio. Ma non è che Fleischmann già sapeva tutto prima. È possibile, perché Fleischmann ha lavorato per 7 anni nei laboratori della Marina inglese. E quindi probabilmente qualcosa avrà sentito. Dopodiché, essendo una persona onorabile, se n'è andato di lì, però voleva rendere edotta il mondo del fatto che esisteva questo pericolo, cioè che si fabbricavano queste armi. Non lo poteva dire di persona, perché sennò sarebbe stato incriminato immediatamente, perché aveva prestato giuramento
di segretezza diventava un reato penale. E allora cosa fa? Produce un fenomeno innocuo, perché col palladio è assolutamente innocuo, quindi che non dà pericoli, che però mimica il fenomeno dato. Sì, allora pressoché finito. Vabbè, allora questa parte ve la risparmio, tanto la leggete nel libro. Allora, in questo caso, l'origine di queste armi di cui ha parlato Maurizio, questa ovviamente è un'ipotesi, questa è la ragione anche perché noi abbiamo dato forma di fiction al libro, perché quando voi trovate un cadavere per strada, l'unico che sa con sicurezza che cosa è accaduto è l'assassino. Insomma, gli altri debbono fare delle ipotesi, magari si sbagliano, e quindi questa è fatta. Però ci sono elementi sufficienti per dare una caratterizzazione, perché non c'è alcun dubbio che da queste strane armi escono radiazioni di tipo nucleare, che producono effetti di tipo nucleare. Il fenomeno della radioattività, diciamo, non c'è a livello immediato della fissione, ma c'è come conseguenza. Perché? Perché questi raggi gamma che vengono prodotti dalla fissione poi vanno a colpire la materia circostante e la rendono radioattiva. Quindi c'è una radioattività di secondo grado, chiamiamolo così, di secondo ordine, oppure anche i frammenti che vengono da queste fissioni di cui vi ho parlato possono andare a colpire, perché vengono emessi in velocità, possono andare a colpire altri nuclei e dar luogo a fenomeni di radioattività secondaria. Per cui alla fine la radioattività c'è, è pericolosa e uccide, come dimostrano. Bene, essendomi reso conto di questo, io ho smesso di occuparmi di fusione fredda, perché anche qui la connessione tra civile e militare è molto stretta. Probabilmente qui, siccome le spese sono modeste, a differenza del nucleare tradizionale, qua gli esperimenti costano pochissimo, non c'è bisogno di recuperare le spese. Inoltre, mentre il nucleare tradizionale aveva dei principi già noti quando è diventato, per cui il segreto là è stato relativo, perché i principi fisici erano noti, quelle che non era nota era la tecnologia, ma la tecnologia con un po' di ingegneri e un po' di soldi e un po' di tempo, di anni, si recupera. Invece qui era una situazione in cui erano i principi fisici a essere ignoti, e allora i militari giustamente hanno pensato: facciamo in modo che questi principi fisici non vengano conosciuti. Come? Beh, dal momento che questo disgraziato farabutto li ha resi noti con questo esperimento, lo screditiamo, diciamo che sono tutte cazzate. Anzi, diamo una reazione molto violenta, per cui chiunque si occupa di questo argomento viene subito dichiarato più che un ignorante, pazienza, ma anche un frodatore, un truffatore, un mascalzone, una cosa del genere. La gente capirà che non è vero, però capirà anche che è più opportuno non occuparsi di queste faccende se uno non vuole passare guai. E il messaggio in una società democratica è sufficiente, diciamo, in questo modo il popolo sovrano. E però resta il fatto che questo tipo di processi alimenta una ricerca militare e un uso militare che a tutt'oggi può aver provocato un numero di vittime paragonabile a quello di Hiroshima e Nagasaki, perché le bombe atomiche convenzionali ufficialmente usate sono solo due, e qua Dio solo sa quante ne sono state usate finora, magari ognuna di quelle avrà fatto 10 morti, ma se ne hanno usate, immaginate, proiettili una mitragliatrice, se una mitragliatrice ne sparava 500-600 al minuto di questi proiettili, immaginate il danno che può aver fatto. Quindi non si hanno cifre in materia, però tenete conto che a Bassora i tumori sono aumentati di non mi ricordo bene che fattore, insomma, nel corso di anni. E Bassora è una delle città dove ci sono state. Quindi questo tipo di guerra ha già provocato un grandissimo numero, e altri ne provocherà, perché questi effetti poi rimangono nel tempo.
Però da questo c'è viceversa un insegnamento positivo, che è il seguente, e ve lo accenno in due minuti, poi eventualmente se c'è tempo nella discussione ci si può tornare, che tutta la fisica convenzionale, quindi in particolare la fisica nucleare, ma anche, e mi riferisco al discorso di Ernesto, i modelli fisici fondati per spiegare gli effetti delle radiazioni ionizzanti e della radioattività, si fondano sul postulato che la materia è fatta di atomi e particelle indipendenti tra di loro, collegate mutuamente soltanto da rapporti di forza, cioè da scambio di energia. È un modello della fisica classica. Ma la fisica quantistica apre un'altra possibilità. Apre la possibilità che le oscillazioni spontanee dei componenti della materia si possano sintonizzare tra di loro. Per cui si stabilisce un secondo tipo di interazione tra gli atomi, che è un'interazione non fondata sullo scambio di energia, ma fondata sulla sintonizzazione della fase di oscillazione. Questo tipo di interazione richiede pochissima energia. Allora, se uno prende questa strada di studiare i fenomeni collettivi della materia, e in questo senso il campo di gran lunga più interessante è la biologia, quindi a questo punto tutte le discrepanze tra fisica e biologia si sanano, perché quella che viene distrutta dal confronto con la realtà biologica è la fisica convenzionale, cioè quella fondata sul principio che gli atomi sono indipendenti reciprocamente. Ma supponete per esempio che gli atomi, anziché essere una folla, siano un corpo di ballo che danza all'insieme, a ritmo tra di loro. Allora un proiettile che arriva da fuori, tipo un fotone gamma ionizzante, che colpisce un atomo, non ne colpisce uno solo, colpisce tutti gli atomi correlati. Se io ho una catena di persone che si tiene sotto braccio, se io afferro il primo della catena e gli do un robusto scossone, lo scossone si propaga su tutta la catena e quindi l'effetto dello scossone ha un range, un campo di applicazione molto più vasto della mera traiettoria della particella che ha provato. E questo non solo nella biologia, ma anche nella fisica dei materiali, si osserva. Io ho discusso con un mio collega a Milano che si occupa appunto di danno da radiazione nei materiali, quindi un esperimento non biologico, e lui osserva che l'estensione del danno provocato da una radiazione è molto più vasta, estesa nello spazio, del danno che uno si aspetterebbe se considerasse l'oggetto, cioè il danno provocato dagli urti della particella che si propaga contro i vari atomi. Perché in questo caso uno avrebbe un danno che è una traiettoria, invece qua ha una bella regione. E questo è un indizio che nella materia, e quindi poi in particolare nella materia biologica, esistono correlazioni a lunga distanza, governate dalla fase, per cui, su questo argomento cito solo una battuta e basta, gli esperimenti recenti di Montagnier, premio Nobel della medicina, danno delle conferme che esiste questo tipo di coerenza. Allora in questo senso si capisce perché anche eccitazioni non grandissime di energia possono provocare effetti molto importanti, perché è l'effetto dovuto all'interazione con una struttura coerente che oscilla in fase. Cioè, mentre a disturbare una folla ci vuole una grossa energia, a disturbare un corpo di ballo ce ne vuole molto poca. Cioè, basta un minimo urto a uno dei danzatori perché l'armonia della danza... E in tutti quei casi, e la vita è uno di questi, in cui le proprietà dipendono dall'armonia della danza, non dalla quantità totale di energia che è in gioco, si capisce l'effetto che possono avere anche perturbazioni molto piccole. Concludo ricordando che in biologia c'è una nota legge, quella di Weber e Fechner, che dice che la risposta di un organismo è proporzionale non allo stimolo, come uno si aspetterebbe meccanicisticamente, ma al logaritmo dello stimolo. Allora, se questo è vero,
Guardiamo quando lo stimolo è molto piccolo. Il logaritmo di un numero molto piccolo è un numero molto grande col segno meno davanti. Che vuol dire? Vuol dire che se io stimolo un organismo con un grosso stimolo, avrò una grossa risposta anche se non lineare, anche se non proporzionale allo stimolo. Cioè, devo dare uno stimolo 1000 volte maggiore per avere una risposta 3 volte maggiore. Ma la cosa più interessante è andare all'altro capo della galassia. Se uso stimoli estremamente piccoli, avrò risposte estremamente grandi, ma col segno meno davanti, che vuol dire che la risposta non è un'azione esterna di quell'organismo, ma una sua riorganizzazione interna. Quindi ecco perché anche piccoli stimoli determinano quelle riorganizzazioni interne molto profonde, come possono essere variazioni epigenetiche e così via. Va bene, non vi ho parlato delle applicazioni della fusione fredda. Perché? Perché secondo me il messaggio più importante che la fusione fredda, vista come fatto scientifico, dà, non è il fatto di dire applicatemi, ma dire prendete esempio da me per questo fatto, che è possibile ottenere grandi risultati con un uso modesto di energia. E allora veniamo, e concludo, al punto fondamentale. Ma è sicuro che noi abbiamo bisogno di tutta questa energia? C'è un aggettivo che accoppiata alla parola energia a me mi fa venire crisi isteriche, che l'energia debba essere abbondante. Io contesto questo fatto. Questo fatto è smentito dalla biologia. Prendete per esempio l'esempio di un peschereccio che nell'oceano pesca e dopodiché il pescato ha una prima lavorazione a bordo per cui i residui sono buttati fuori. Il peschereccio tiene una velocità di 10 nodi con un grosso motore diesel che consuma un sacco di carburante, eccetera. E dietro il peschereccio si mettono in coda un certo numero di squali che si mangiano quello che da bordo del peschereccio viene buttato giù. Ma gli squali mica hanno una potenza propulsiva uguale a quella del peschereccio. Se io considero l'energia per unità di peso consumata dallo squalo per tenere esattamente la stessa velocità del peschereccio, e non per pochi minuti, ma per giorni e giorni, mentre il motore del peschereccio lavora da pazzi, il pesce cane tiene la stessa velocità con qualche colpetto di coda o di pinna, cioè non dà l'aria di sforzarsi più di tanto. Allora dice, ma che è successo? Forse la pelle del pesce cane è particolare perché non fa attrito con l'acqua, e quindi su questa base una prima idea è stata di scuoiare, per usare la pelle di pesce cane per foderare le chiglie delle barche. Risultato nullo. Non solo. Ma se io invece di pigliare uno squalo vivo, prendo uno squalo morto e cerco di tirarlo al traino, lo sforzo che devo fare per tirarlo è molto grande. Cioè il pescecano morto diventa come il peschereccio. Allora, vuol dire che questa proprietà di azzerare o diminuire di molto la resistenza del mare all'avanzamento, quindi ridurre l'attrito, è una proprietà dello squalo vivo che noi pensiamo di aver capito come fa. Comunque è un fatto legato all'esistenza di processi collettivi, diciamo in soldoni è una cosa tecnologicamente fattibile. Allora perché non pigliamo esempio in questo caso dallo squalo, e quando ci troviamo di fronte a una resistenza, anziché aumentare la potenza per sopprimere la resistenza, noi convinciamo chi resiste a non resistere più? Cioè sostituiamo all'arma dello stupro l'arma della seduzione? La biologia fa questo. Cioè tutta la tecnologia moderna è costruita sul principio che ogni volta che si incontra una resistenza bisogna usare dell'energia. E infatti la fisica nucleare tradizionale funzionava su questo criterio. La fisica nucleare non convenzionale, quale manifestata dalla fusione fredda, fa vedere che io posso produrre reazioni nucleari a temperatura ambiente senza sbattermi troppo e usando dei mezzi a disposizione di chiunque. Cioè
Cioè non è necessario avere super acceleratori, super energie, eccetera, per spezzare un nucleo oppure per fondere due nuclei. E allora, non possiamo, usando questo principio, realizzare quella che può essere la più importante nuova fonte di energia, cioè che è il risparmio energetico. Risparmio energetico non nel senso che torniamo al Medioevo e sopprimiamo bisogni, no, che gli stessi bisogni, e magari anche di più, vengano soddisfatti con una quantità di energia minore. Dice, e perché questo lo viene fatto? E la risposta ve l'ha già data Guido prima. Hanno detto, perché? Siccome il mondo moderno, come finora storicamente si è sviluppato, si fonda sul principio che i beni debbano essere merci, debbano essere venduti, il più possibile, chiaramente se una casa automobilistica mettesse in commercio un'automobile con un motore che consuma un litro ogni 200 km e questa casa automobilistica verrebbe rapidamente soppressa dalle banche, dal circuito finanziario, eccetera. E questa è la ragione. E questa è la ragione, sì, ma i petrolieri alimentano a loro volta le banche, insomma, anche quello è un fenomeno collettivo, cioè non singolare, ma. E quindi a questo punto la battaglia da fare non è alimentare la fame d'energia, cioè anche se diciamo benissimo, da ora in poi non facciamo più centrali nucleari, ma facciamo tutto con la fusione fredda, e io non sarei contento di questo. Cioè la fusione fredda per me è stata importante come fenomeno scientifico per capire un diverso modo di guardare ai fenomeni naturali. Ma una volta capito questo, noi possiamo, secondo me, ridurre il nostro fabbisogno attuale di energia al 20% di quello che è adesso. E quando si riduce al 20% di quello che è adesso, il problema è largamente sdrammatizzato. A questo punto di fonti di energia si possono usare quelle che si vogliono, perché non ci serve più tanta, capito? Cioè il grosso problema non è né il carbone, né il petrolio, né il gas, ma il fatto che di energia ce ne voglia tanta. E tanta energia attraverso tutte le connessioni, gli effetti collaterali, produce sempre sconvolgimenti nel mondo reale. Aumenta per esempio l'entropia dell'ambiente. Per esempio dice le centrali nucleari non risolvono il problema dell'effetto serra. Non è vero. Perché? A parte l'energia convenzionale che si deve usare per estrarre l'uranio, eccetera. Ma poi la centrale nucleare va raffreddata, come avete detto. Allora che sia, perciò la si fa vicino al grande, per esempio Caorso, anche qui io ho una casa vicino a Caorso, a Caorso, fatta sul Po, no? L'acqua del Po viene usata per raffreddare il reattore. Come risultato l'acqua in uscita dalla centrale era di vari gradi più calda dell'acqua all'ingresso, e questo ha modificato tutta la popolazione, i pesci e così via. E ha aumentato l'entropia dell'ambiente in questo modo, perché c'è il problema del raffreddamento tipico di tutti gli impianti termici, e anche una centrale nucleare è un impianto termico. Quindi per questo motivo, secondo me, la strada principale, prima ancora di trovare fonti alternative a quelle convenzionali di energia, è di ridurne il fabbisogno complessivo. Cioè bisogna ristrutturare, e questo nell'attuale sistema sociale non si può fare, quindi condivido esattamente le conclusioni di Guido, occorre un diverso sistema di produzione, sistema sociale, però nel frattempo le lotte sociali possono essere indirizzate in questa direzione, cioè di negare il presupposto proprio della cioè non è affatto vero che noi abbiamo bisogno di tutta questa energia. Tutta questa energia viene prodotta semplicemente per fare guadagnare chi la produce, perché la tecnologia, i principi della fisica consentirebbero, è l'esempio dello squalo e del peschereccio, lo mostra, consentirebbero di ottenere gli stessi risultati con un consumo di energia